1, 2, 3, prova. Prova, prova. Io farò un intervento in diretta parlando di questi 20 anni di storia di Gemellaggio. Un abbraccio a tutti. Ma arriva, arriva. Prova. Io adesso ti sento. Prova. Io non ti sento. Ok. Io non ti sento. Si sente. A dopo. Ok. Ciao, ciao. Prova, prova. 1, 2, 3, prova, prova. Mi senti, okay, Guido? Io sento bene a Danilo. Io non Danilo, ti sento, non ti sento. Non mi senti, allora Danilo non sente me. Signore e signori, buonasera, eccoci qui su Uarco, siamo a Fossano per la 38esima edizione del Palio dei Borghi, la giostra dell'Oca, in piazza Castello, proprio di fronte al Castello degli Acaia, qui a fianco a me Guido Lo Giudice, io sono Guido Lo Giudice e qui a fianco a me Danilo Toti. Buonasera Danilo. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Guido, ciao anche a te. E allora abbiamo riformato l'accoppiata, diciamo vincente dello scorso vincente. Anno, perché lo scorso anno eravamo qui come Uarco a seguire il Palio dei Borghi qui a Fossano, lo scorso anno in occasione anche del trofeo Pinocchio di tiro con l'arco, in questo caso siamo tornati con grande piacere perché il comune di Fossano ha voluto invitarci per seguire nuovamente in diretta live questa meravigliosa manifestazione, una manifestazione che ha una lunghissima storia e che richiama un evento storico realmente accaduto. Atmosfera da brivido qui a Fossano, vero Danilo? Atmosfera da brivido, gli spalti si stanno riempendo, pochi posti ancora disponibili. Ovviamente siamo nei minuti che aspettano il palio, quindi l'ingresso dei borghi sulla piazza del Castello. Tutto è pronto, pista dei cavalli che ci ha fatto tribolare con le condizioni meteo e il temporale della notte, ma grazie al grande lavoro fatto dagli operai e dalle aziende che ovviamente si occupano della pista, tutto in ordine per lo svolgimento del palio. Quest'anno la grande novità è che è cambiata la gara del tiro con l'arco. Ebbene, naturalmente noi siamo Uarco e quindi Danilo si è adoperato insieme a tutto il comitato organizzatore affinché la gara di tiro con l'arco divenisse ancora più avvincente e spettacolare. Però io direi di fare un passo indietro e cominciare a parlare di quello che è il Palio dei Borghi e la giostra dell'Oca di Fossano. Qui chiaramente siamo pieni di foglie d'appunti, io specialmente perché non sono preparato come Danilo che
vive il Palio fin dalla prima edizione, o almeno dalla seconda parte dell'edizione, perché sì, noi ci troviamo alla 38esima edizione. La prima edizione però fu disputata nel 1961, fu vinta da Borgo Sant'Antonio e andò avanti fino al 1969, l'edizione vinta ancora da Borgo Sant'Antonio. Dopo leggeremo tutto l'Albo d'Oro, in maniera che certo, ci rendiamo bene conto dei 7 borghi che compongono Fossano e il Palio, quali sono state le vittorie in passato. Dopodiché c'è stata una pausa e si è ricominciato dal 1987, anno nel quale Danilo tu sei sceso in campo come l'anno successivo, 1988, 88. Con l'avvento delle oche, il primo anno si fece su bersagli fissi. Con l'avvento delle oche si è andato avanti dal 1987, edizione vinta da Borgo Piazza, e siamo arrivati fino al 2014, cioè lo scorso anno, con Borgo Salice che è il campione uscente, che vedete adesso inquadrato lo spicchio di tifosi appunto bianco e azzurri del Borgo Salice. E allora diciamo che l'atmosfera è non calda, di più perché non si tratta di vivere solo questa serata, che è il momento clou di una manifestazione che dura in realtà diversi giorni e che comincia ben prima di questo sabato. Il lavoro dei borghi è veramente tanto, perché si comincia direi diversi mesi prima del Palio, perché si incominciano a reclutare i figuranti, chi viene confermato, chi vuole magari per la prima volta avventurarsi e provare a fare il Palio da figurante. Quindi questo comporta un grandissimo lavoro per le sarte dei vari borghi, che devono sistemare, cucire e arrangiare ad hoc i vestiti. Poi c'è la preparazione delle squadre, quindi si incomincia anche lì molto presto, a febbraio normalmente le squadre vengono composte in modo che abbiano il tempo di allenarsi e di prepararsi, e stiamo parlando degli arcieri, 3 per borgo e del fantino. Non è così bello, ma bisogna dirlo, la burocrazia degli ultimi anni ha fatto delle vittime illustri. Lo scorso anno, se lo ricordiamo, il Borgo Piazza corse purtroppo senza cavallo, perché i controlli che vengono fatti prima della manifestazione sono veramente molto molto severi, molto accurati. Questo è ovviamente un bene per la salute dei cavalli, ma dall'altra parte comporta una serie di incombenze, di certificati e di carte, che complicano notevolmente la vita organizzativa dei borghi. E allora Danilo, io andrei a passerei in rassegna a quelli che sono i 7 borghi, no? Che partecipano al Palio, alla Giostra dell'Oca. Ci sono Borgo Vecchio, Borgo Salice, Borgo Piazza, Borgo Sant'Antonio, Borgo San Bernardo, Borgo Nuovo, Borgo Romanisio. Ricordiamo che Borgo Salice è il campione uscente, ma insomma io andrei a questo punto a scorrere anche quelli che sono, quello che è l'Albo d'Oro, quantomeno. Intanto cominciamo dalla prima parte, cioè la parte storica iniziata nel 1961, e poi dopo andiamo a vedere quella che è la seconda parte. Allora, la prima edizione del Palio è stata vinta da Borgo Sant'Antonio, come abbiamo anche detto poc'anzi. Poi nel 1962, 1963 e 64 e 65 hanno fatto un bel poker i partecipanti di Borgo Vecchio, che però non hanno ancora vinto nella nuova edizione. Nella nuova edizione. Sono alla caccia del primo titolo della nuova edizione. E quindi sono chiaramente agguerriti, perché sono molto, ancora, molto, molto agguerriti. Dopodiché 1966, 67 e 68 si è aggiudicato il Palio Borgo Piazza, fino a quando poi nel 69, l'ultima edizione di questa prima parte della storia del Palio, se l'è aggiudicata a Borgo Sant'Antonio, cioè il borgo che aveva vinto la prima edizione. Dopodiché c'è stato questo periodo di transizione, nell'87 sì, si è ricominciato. Si è interrotto, anzi c'è anche da sottolineare che la vecchia edizione del Palio non era assolutamente strutturata su una corsa di cavalli, c'era già il tiro con l'arco, c'erano altri giochi popolari quali la pertica e la staffetta, ma non c'era assolutamente la corsa dei cavalli, cosa che invece si è introdotta con la nuova edizione. E la prima edizione, diciamo nuova, rinnovata del Palio, si tenne per diversi anni con una corsa ostacoli.
e questo creava non pochi problemi, uno perché era decisamente antistorica e fuori epoca, in quanto le strutture che venivano montate per la corsa ostacoli erano parecchio moderne, e quindi venne tramutata pochi anni dopo in corsa di velocità. La curiosità, guardando il percorso, quindi facendo una panoramica dall'alto, è interessante, perché qui il Palio di Fossano è chiamato Giostra dell'Oca perché ovviamente l'oggetto da dover colpire per gli arcieri è un'oca in movimento sul tapirulan da una parte all'altra del fossato, una distanza di circa 23 metri. E la parte conclusiva della gara dei cavalli, quindi un po' tipica per quello che riguarda il Palio, perché nessun Palio in Italia ha una fase conclusiva così complessa. Non basta avere un cavallo veloce, essere un bravo fantino, ma ahimè la parte più complessa è quella di arrivare alla presa della spada, dopo aver effettuato i due giri che devono percorrere i fantini, afferrare la spada e andare a mozzare sulla linea quasi della partenza, che diventa linea del traguardo, il collo della testa dell'oca, che ovviamente è di polistirolo, non si tratta di oca viva. Leggende metropolitane dicono che un tempo questo gioco fosse fatto con le oche vive, ma speriamo che sia solo leggenda. Allora Danilo, intanto possiamo dire a chi ci segue dal vivo che è possibile scriverci attraverso la chat di Uarco. Per riuscire a farlo serve un account Google, quindi senza di quello non potete conversare insieme a noi. Cercheremo di leggere quelli che sono i vostri messaggi, cercheremo di farlo, mentre proprio in questo momento lo sentite perché si alza al cielo il grido dei tifosi sugli spalti, cominciano ad entrare i gonfaloni con i rappresentanti di ogni borgo. È il primo a entrare Borgo Vecchio, borgo storico, era un borgo di pescatori, infatti il simbolo sul drappo rappresenta due pesci attaccati all'amo, e questo ovviamente è il simbolo del borgo storico più vecchio della città di Fossano. E allora io vado a leggere, perché a memoria purtroppo non sono riuscito ad impararlo, quella che è un po' la storia del Borgo Vecchio. Secondo le ipotesi più attendibili, i primi abitanti del Borgo Vecchio erano pescatori, come hai ben detto te Danilo. In seguito si insediarono le popolazioni di Romanisio, Ricrosio, Villa Mirana, Salmour e Castel Rinaldo, che rifuggivano dalla servitù feudale per darsi una forma di governo su un altipiano che offriva la facile difendibilità. Per inverdire i fasti delle storiche tradizioni partecipano al corteo storico circa 70 figuranti guidati dall'abbà e dall'abbadessa, che ricordano due antichi casati di Borgo Vecchio, gli Operti e i Folco, due pesci neri su campo azzurro posti al centro dello standardo rosso e nero. Riprendono il segno dell'omonima costellazione zodiacale ed evocano la pesca, attività di cui sarebbero vissuti gli abitanti del primo agglomerato di case, sorte molto prima delle fortificazioni e della porta sarmatoria. Questa è un po' la storia di Borgo Vecchio. Diciamo anche due parole sulla squadra attuale di Borgo Vecchio, perché dopo tutti questi anni di mancata vittoria sono arrivati più volte secondi, hanno sempre comunque cercato di allestire delle squadre molto competitive. Purtroppo la combinazione del Palio e il bello del Palio è che si vince il Palio quando le due gare portano punti, in modo tale da poter permettere al Borgo di piazzarsi, e questo purtroppo per Borgo Vecchio non è mai avvenuto, perché si sono alternati anni di arcieri molto forti e purtroppo cavalli un po' meno fortunati, ad anni invece in cui il cavallo ha fatto bene e gli arcieri un po' meno. Sperano quest'anno, dalle voci che corrono del borgo, di aver allestito una squadra altamente competitiva, tant'è che il loro fantino è Flavio Garnero, che lo ricordo è stato il primo fantino a far vincere il Palio, proprio il primo Palio storico in assoluto nel 2009 al Borgo Salice. Quindi hanno giocato questa carta, che penso sicuramente possa dare un bel valore, visto che lo scorso anno si piazzò molto molto bene la confermatissima squadra degli arcieri, che poi all'ultimo ha avuto una variazione, ma assolutamente di valore la squadra degli arcieri di Borgo Vecchio, quindi saranno tra i favoriti sicuro. Oh, in questo momento invece sta facendo il suo ingresso attraverso il ponte levatoio del castello degli Acaia, Borgo Piazza. E allora Borgo Piazza, le due presenze determinanti del borgo sono la cattedrale e il castello, simboli della vita religiosa e politica. Il nome Piazza deriva pertanto dal nome del luogo principale d'incontro comune, che è indicato nella Contrada Maestra, via Roma,
che è a pochi passi da noi, a pochi passi, la via coi portici. Attorno ad essa le sue vie, le case dei nobili, chiese e conventi formavano l'inizio del nucleo tuttora conosciuto come Borgo Piazza. Il corteo storico per il Palio è composto da circa 70 figuranti, guidano l'Abbà, che ricorda il conte Giorgio Costa della Trinità, governatore di Fossano e capitano valoroso che diede l'avvio al consolidamento delle opere di fortificazione già esistenti, e l'abbadessa, all'epoca contessa Cristina Costa della Trinità. Il Sagittario, in atto di scoccare una freccia, che compare sullo stendardo del borgo, evoca forza e determinazione. Borgo Piazza, che ha come abbà Luca Aprile e come abbadessa Cinzia Favole, o Favole? Favole. Mentre Borgo Vecchio non li abbiamo citati, è giusto citarli, hanno come abbà Paolo Vernassa e come abbadessa Monica Pepè Sciarria. Allora, due parole anche sulla squadra di Borgo Piazza. Anche qui abbiamo Giuseppe Trotta, Maurizio Mestro e Marco Farinella. Quindi anche qui una parziale riconferma degli arcieri dello scorso anno. E il Fantino invece è la grossa novità, dopo che l'altro anno, come abbiamo detto prima, hanno avuto il blocco al loro Fantino, al loro cavallo prima di tutto, a poter correre il Palio. Quest'anno la novità è proprio il Fantino del Borgo Piazza, che ha una grandissima esperienza perché ha partecipato al Palio di Asti vincendolo, e anche a due, mi dicono che abbia due presenze al Palio di Siena. E quindi diciamo, considerato che un po' il fuori classe, considerato il fuori classe dalle prove svoltesi qua giovedì sera, si è vista quale grandissima confidenza abbia col canapo, e quindi da lì si capisce l'esperienza di un Fantino a correre al Palio. Allora, Borgo Piazza, uno dei borghi più vincenti, visto che ha 7 vittorie all'attivo. Vi leggo gli anni: 1966, 67, 68, e poi con le nuove edizioni nell'87, 88, 99, ultima vittoria nel 2001. Sì, 14 anni, anche loro incominciano a diventare tanti. Cominciano a mancare dalla vittoria da un pochino. Ed eccolo qua, il borgo con lo scorpione, questo è Borgo Salice, i campioni uscenti. È inutile che ci nascondiamo, visto che in chat hanno già scritto Danilo, uno di noi. Danilo, questo in realtà è il tuo borgo, giusto? Questo è il mio borgo, assolutamente sì. Da diversi anni collaboro con il comitato del Borgo Salice e assolutamente anche noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio nell'allestire la squadra. Borgo Salice, tra l'altro, è il borgo più popoloso della città di Fossano, perché conta 6.000 anime circa. E anche noi quest'anno, insomma, non è che ci siamo accontentati di aver vinto l'edizione del 2014 e quelle immediatamente successive, perché dopo il 2009, anno in cui abbiamo vinto per la prima volta il Palio, ci siamo riconfermati per altre 3 edizioni. E quindi, insomma, quest'anno non ci nascondiamo, anche noi cerchiamo di riconfermare la vittoria, di mantenere nelle nostre mani il drappo. Allora, anche se hai ben spiegato te, io do qualche cenno storico su Borgo Salice. Caro Danilo, nel 1500 la parte della città che ora corrisponde al Borgo Salice era luogo di un importante mercato e concentrava le attività commerciali della città. Il corteo storico del Palio, che vede la partecipazione di circa 60 figuranti, è guidato dall'abbà e dall'abbadessa, che per quanto vi riguarda sono abbà Alberto Marcellino e abbadessa Elena Grosso, personaggi che incarnano il conte Righini e la contessa Celebrini di San Martino. Sullo stendardo del borgo campeggia uno scorpione dorato su sfondo bianco e blu, i colori del Salice. Eccoli qui che sfilano. Bianco e blu, i colori del Salice, come bianco e blu sono i colori dell'Argentina. Questa sera, tra l'altro, più tardi avremo anche la sorpresa della serata, che sarà un collegamento con Raffaella, città gemellata con Fossano. Quindi, tante novità in questo caso. Tante novità, quest'anno Danilo. Assolutamente sì. Ecco i nostri tifosi con i primi striscioni che incominciano a passare come usanza durante il Palio, domani, oggi e ieri. Ivan e Arcieri, di voi noi siamo sempre fieri. E questo per significare come Ivan Abello, che ormai corre con noi da diversi anni, sia un Fantino di assoluto valore e molto molto amato dalla tifoseria e da tutto il Borgo Salice, così come i richiamati all'ordine Damiano, Flavio e Davide, novità, new entry, sono arcieri su cui il Borgo Salice si appoggia e fa affidamento per cercare di riconquistare il Palio. E allora,
Andiamo avanti con l'ingresso, possiamo dirlo, l'ingresso in campo. L'ingresso in campo. Perché l'atmosfera è proprio quella da stadio. Assolutamente, più andiamo avanti e più il rumore sale. E allora, eccolo qua che entra Borgo Sant'Antonio. Borgo Sant'Antonio è nato con il Locus Fossani a ridosso delle sue mura, stretto attorno alla precettoria e all'ospedale minore, dove gli antoniani, usando il lardo di maiale, curavano gli infestati dal fuoco di Sant'Antonio. Intorno alla chiesa nascevano le prime industrie manifatturiere, concerie, setifici e la cartiera. Un'origine importante per i borgatini, difendono ogni anno con la loro partecipazione al corteo storico, oltre 65 figuranti, guidati dall'abbà e l'abbadessa, che sono Mauro Marro e Rosanna Mina, che rievocano i fasti dei nobili paseri di Castel Rinaldo. Gli altri nobili del corteo ricordano le dinastie dei Dionisi di Murazzo, dei Beggiani, dei Costa e dei Trua. Il simbolo del borgo, un toro rampante in campo rosso, si rifà all'importanza del mercato del bestiame. Ed eccoli colori bianco-verdi, tifoseria direi tra le più calde della piazza. Allora, Borgo Sant'Antonio ha una bella tradizione, 9 vittorie al palio, 1961, 69, 1989, quindi nella nuova edizione, e poi ancora 93, 96, e poi dal 2000 in poi hanno vinto nel 2004, 2005 consecutivamente, 2008 e 2013. Intervallando i due pali vinti dal Salice l'anno prima e l'anno successivo, in particolare il palio che è stato vinto nel 1989 me lo porto un po' nel cuore, perché in quell'edizione ero arciere a Borgo Sant'Antonio, quindi... Allora capite anche perché Danilo sta parlando qui al mio fianco, perché stiamo parlando di un arciere. Assolutamente sì, purtroppo da qualche annetto non riesco più a avere tempo per prendere arco e frecce, ma qualche paglio l'ho fatto, perché ne ho fatti ben 15, quindi insomma tanti pagli, tante emozioni, il bello del paglio che si conoscono veramente tante persone. 15 tutti d'arciere, giusto Danilo? Tutti d'arciere, assolutamente sì, esperienze bellissime, insomma ho partecipato con Sant'Antonio e con San Bernardo e ovviamente gli ultimi anni, le ultime edizioni con il Borgo Salice, con una piccola parentesi per il Borgo Piazza prima. Ed è bello vedere come ogni borgo lavori e si prepari, e quante belle persone ci siano che rendono possibile lo svolgimento di questo evento, ovviamente grazie anche alla splendida organizzazione messa a disposizione da tantissimi volontari, a partire da tutta la Proloco Fossano che è rappresentata al suo interno da tutti i borghi cittadini, e poi permettetemi di spendere un nome su tutti, Franco Arcidiacono, che è il dirigente responsabile di questa manifestazione per quello che riguarda l'amministrazione comunale. Senza di lui tante cose, credetemi, non si riuscirebbero a fare, perché a maggior ragione lui le incombenze le ha tutti i giorni e la burocrazia anche per loro è veramente atroce, quindi grazie, un grazie speciale a Franco da parte di tutta la città, penso che glielo debba. E allora andiamo avanti a passare in rassegna quelli che sono i 7 borghi, eccoli qua, bianco e rossi, Borgo San Bernardo. Il Borgo San Bernardo è stato il penultimo a nascere negli anni 60, infatti era ancora una rettoria del Duomo. La rettoria del Duomo, sì. Del Duomo. Sorto storicamente in una zona precedentemente rurale, il borgo, nell'allestire il proprio corteo storico, cerca da sempre di ricordare la tradizione di quell'ambiente contadino. L'abbà e l'abbadessa, che sono Luca Zanusso e Maria Zanusso, incarnano la figura storica dei conti di Santa Chiara. Simbolo del borgo è la bilancia, che è sinonimo di giustizia ed equità. Allora, per quanto riguarda Borgo San Bernardo, altra tifoseria, la vediamo inquadrata, spettacolare, dalle coreografie splendide. Anche qui tanti ragazzi, veramente tanti, li ho visti in questi giorni, sono dati da fare. Tra l'altro, altra sorpresa, la vedremo proprio all'ingresso dei nuovi monarca e monarchessa, che per il primo anno sono stati eletti a rappresentare appunto le due figure che vengono rievocate durante questo evento, che sono Vittorio Emanuele I e Caterina d'Asburgo, infanta di Spagna, che raggiunsero in visita Fossano. Quindi anche la tifoseria di San Bernardo è veramente spettacolare da vedere. Borgo San Bernardo che conta 5 vittorie al palio, la prima nel 1994, bis nel 95,
poi un anno di pausa e di nuovo un altro bis 97 e 98 per poi chiudere con l'ultima vittoria che è datata 2002. Anche San Bernardo quest'anno ha cercato di attrezzare una squadra molto molto forte, diciamo un piccolo intoppo giovedì sera per il Fantino del San Bernardo che aveva preparato a dovere una cavalla che purtroppo ha patito decisamente la piazza, quindi durante le prove ha diserzionato il Fantino fortunatamente senza gravi conseguenze e quindi la scelta del Fantino è stata quella di, diciamo così, ripiegare sul cavallo di riserva che ci ha detto così tra le righe, diciamo dietro le quinte, che è un cavallo che purtroppo quest'anno non ha allenato come ovviamente aveva allenato la cavalla titolare, ma che sicuramente cercherà di difendersi visto che porta dal canto suo l'esperienza degli anni precedenti. Tra gli arcieri, oltre ai confermati Simone Allasia e Andrea Martinengo, abbiamo una new entry pesante che è Giancarlo Bogetti, mancato per qualche edizione dal Palio, ma Giancarlo ce lo ricordiamo per le tante edizioni vinte con il Borgo Nuovo e ci ricordiamo il gesto che fece sulla piazza in una delle ultime edizioni a cui partecipò, fu l'unico arciere all'ultima freccia a girarsi verso il pubblico, inginocchiarsi e girarsi verso la macchinetta, scagliare la freccia e colpire l'oca. Questo perché l'estro e l'abilità di questo arciere sono noti a tutti. E l'altra purtroppo brutta notizia invece che quest'anno perdiamo un simbolo del Palio di Fossano che per la prima volta dopo 28 pagli consecutivi non si presenta sulla linea di tiro ed è Giacomo Bogetti. Un grandissimo saluto a lui perché per anni è stato il simbolo del Palio di Fossano, penso che anche qui gli arcieri avranno in serbo qualcosa per lui perché se lo merita assolutamente, lo salutiamo e sicuramente mancherà la figura di Giacomo al Palio. Ma Giacomo che come nome di battaglia aveva Aquila, quindi Aquila mancherà su questo Palio. E allora nel frattempo avete visto sfilare quello che è l'altro borgo, Borgo Nuovo. Borgo Nuovo nasce negli anni 80, quindi relativamente recente, a seguito dello sviluppo urbanistico della città sulla direttrice per Bra. Seppur di giovane età, gli abitanti del borgo, che provengono un po' da tutte le zone di Fossano, hanno saputo creare una realtà unica e molto compatta. I 75 figuranti del corteo storico sono guidati dall'abbà e dall'abbadessa, che sono Tonino Arduino e Cristina Arduino, per i quali è difficile individuare personaggi storici di riferimento vista la breve vita del borgo. Un leone in campo bianco e nero appare sullo stendardo. Il leone è simbolo di potenza e di fortezza. I due colori del bianco e del nero simbolicamente possono rappresentare borghi avversari. Ultimamente si è aggiunto un nuovo colore, il rosso, che oltre a vivacizzare i costumi simboleggia la passione con cui è vissuto il Palio. Ecco qui chiudere. E anche Borgo Nuovo ha riconfermato il Fantino dello scorso anno che insomma si era ben difeso, che è Gianmario Ghigo, soprannominato Maio, e anche lui insomma dal dietro le quinte, dalle prove di giovedì è emerso che si è allenato molto molto bene, sembra che quest'anno abbia da dare filo da torcere ai suoi avversari. E sulla squadra degli arcieri invece la novità è che i tre arcieri che lo scorso anno vinsero il Palio con il Salice quest'anno in blocco sono approdati a Borgo Nuovo, quindi anche qui un classico passaggio di arco mercato nei mesi che precedono il Palio e questi arcieri si sono spostati sul Borgo Nuovo. Ecco la meravigliosa coreografia intanto di Borgo Romanisio. Veramente complimenti, Borgo Romanisio rappresenta le 15 frazioni di Fossano tutte unite nel Borgo Romanisio. E allora prima di passarvi di raccontarvi quella che è la storia di Borgo Romanisio concludo con Borgo Nuovo che ha all'attivo 5 vittorie nel Palio, un filotto di 3 vittorie consecutive 1990-91-92, dopodiché 2000 e poi ancora nel 2006. Quello che vediamo invece sfilare adesso con una splendida coreografia invece è Borgo Romanisio, come diceva giustamente Danilo. Il 2001 vede l'ingresso in campo del settimo borgo, il Romanisio. Le 15 frazioni di Fossano si sono unite sotto un unico stendardo, rosso e blu, colori di buon auspicio. Lo stemma è decorato con 15 stelle che rappresentano le frazioni, affratellate dal simbolo dei gemelli, segno di unione e di solidarietà. Le frazioni che costituiscono il borgo sono Boschetti, Cussanio, Gerbo, Loreto, Maddalene, Mellea, Murazzo, Piovani, San Sebastiano, San Lorenzo, San Martino, San Vittore, Sant'Antonio Baligio, Santa Lucia e Tagliata. Guardate bene. Che bella coreografia!
da parte di ecco questo di bimbo Romanisio. Vedi anche Romanisio, l'abbiamo già visto ieri sera, anche la bellezza di poter sfilare anche se non nelle condizioni ottimali questo bimbo, però il bello del Paglio è che è veramente un evento, dà la possibilità a tutti di divertirsi, tutti di divertirsi e di vivere un momento decisamente emozionante. Allora, non li avevo detti, l'abba è Danilo Rivoira, la badessa è Lara Marengo, mentre il loro fantino è Walter Reimann. E gli arcieri sono Paolo Gastaldi, Francesco Della Ferrera, Della Ferrera, e Vincenzo Tuveri. Tre vittorie all'attivo per il Borgo Romanisio che sono datate 2003, 2007 e 2010. A questo punto li abbiamo, se non sbaglio, detti tutti. Borghi. Borghi sono entrati, stanno prendendo posto sulla tribuna alla sinistra del castello, guardando ovviamente il castello, quindi alle nostre spalle, e stanno facendo il loro ingresso dalla porta del castello sulla piazza, gli sbandieratori dei principi d'Acaia della città di Fossano, appena riconfermati proprio qui a Fossano nell'aspettando il Paglio, l'evento che ha preceduto il Paglio di Fossano, quindi riconfermati i campioni regionali. Oh, dopodiché faranno il loro ingresso chiaramente anche il monarca e la monarchessa, giusto? Assolutamente sì, monarca e la monarchessa che per quest'anno, come abbiamo detto, sono stati cambiati. Si tratta di due ragazzi che abitano e vivono nel Borgo Piazza, quindi dopo i tanti anni di Aldighiero Novai e di Sandra Fea, insomma, non svegliamo il nome fino al loro ingresso sul campo e sulla piazza per dare un po' di suspense ai nostri spettatori, ma sicuramente è una bellissima coppia che ben personifica le figure che devono rappresentare. Allora è arrivato il momento di dirvi un po' quella che è la storia, insomma, da come nasce l'idea del Palio. E allora, correva l'anno 1585 quando Carlo Emanuele I, duca di Savoia, e la sua sposa, l'infanta di Spagna Caterina d'Austria, di ritorno dal viaggio nuziale passarono a Fossano. Per la coppia regale si organizzarono solenni festeggiamenti e un grande spettacolo pirotecnico, del quale vi daremo visione fra pochi minuti, visto che abbiamo registrato le immagini della festa meravigliosa di ieri sera. Su queste basi storiche prende vita oggi la sontuosa parata in costume del Cinquecento, folta di personaggi dell'epoca, scrupolosamente documentati. Tutti gli abiti, ricordiamolo, fatti a mano, ogni borgo si ricama i suoi abiti. Assolutamente sì. Ancora più antica è la giostra dell'Oca, la cui origine risale addirittura al 1300. I cavalieri al galoppo dovevano tagliare con la spada la testa di un'oca posta in una cesta. Per tutti gli animalisti state tranquilli. Ma fu soppresso, a metà del 700 già gli animalisti probabilmente bloccarono questa. Esatto, il gioco soppresso a metà del 700 rivive ai giorni nostri in modo non cruento attraverso il tiro con l'arco e la corsa dei cavalli. Ancora oggi c'è la decapitazione dell'oca, ancora oggi gli arcieri colpiscono le oche, ma cari animalisti, sono tutti in polistirolo, è solamente una rivisitazione storica. E qua arrivano. Ed ecco la coreografia, che accoglie, e pregherei le camere di inquadrarla, perché eccoci qua che ci siamo. Eccoci qua. E questa è la coreografia delle tifoserie unite. Oh, quindi nonostante la grande rivalità, sì, le sette tifoserie si sono messe d'accordo per creare questa, diciamolo, spettacolare coreografia. Eccole. Veramente meravigliosa. Ecco che adesso scenderà adesso il secondo pezzo. Un altro standard. Assolutamente sì, eccolo in partenza. Eccolo qua, 2015, che va a salutare questa edizione, la 38esima edizione del Palio dei Borghi, la giostra dell'Oca di Fossano. E questo è un po' il benvenuto delle tifoserie al nuovo monarca, alla nuova monarchessa. Adesso vediamo che cosa sta scendendo. E scende un altro. E scende l'elemento portante del Paglio, quindi Paglio sulla sinistra con un grande arciere, Fossano in centro con una grande oca e 2015 sul lato destro. E al centro, eccola qua, Fossano con l'oca.
E questo è frutto del grande lavoro di queste settimane di tutte le tifoserie unite, quindi hanno collaborato alcuni componenti di ogni tifoseria per far sì che si potesse realizzare questa coreografia veramente spettacolare. Che veramente, spettacolo, veramente ragazzi. Spettacolare. Allora, intanto io provo a leggere qualcuno dei vostri messaggi. Intanto saluto Fabrizio Pistocchi, che te ne dice di tutti i colori, da sei uno di noi a sei un sex symbol addirittura. Poi abbiamo DJ Ariel che scrive: grazie a Juarco, sono in Toscana, grazie per dare questa opportunità a chi non può essere lì. Anche Fabrizio si scrive: comunque veramente grazie mille per questo streaming, io che lavoro non ho più la possibilità di vederlo. Magari il prossimo anno lo prende Sky Sport, vedremo. Guarda, io colgo l'occasione anche per fare un saluto ai singoli borghi, perché mentre noi siamo qua in tanti borghi si lavora, perché qualcuno dopo il palio farà la cena nel proprio borgo e magari ci seguono dallo streaming, anzi sicuramente. Quindi un grande saluto va a tutti i cuochi, alle cuoche, ai volontari dei borghi che rendono possibile, perché come se fossero qua, ma sono sempre i grandi lavoratori nell'ombra che fanno sì che poi si possa fare festa e il palio possa essere una festa. Hai fatto bene a dirlo, in ogni gara che organizziamo come Fitarco dico sempre, Danilo, che senza i volontari e senza coloro che mettono la loro passione gratuitamente nulla potrebbe essere fatto, e quindi grandi meriti a chi dirige e a coloro i quali hanno le mani nella stanza dei bottoni, ma veramente un immenso grazie a chi lavora dietro le quinte. Mentre Mimmo ci scrive: forza Borgo Nuovo, forza Clarascum. E Chiara scrive: vi seguo da Genova. Un grande abbraccio anche a te, Chiara, che non sei qui presente e quindi puoi goderti il palio. Intanto penso che appunto forza, il momento, forza Clarascum, perché ovviamente i tre arcieri del Borgo Nuovo sono della compagnia del Clarascum, quindi ovviamente penso che dal Clarascum il tifo sia tutto per i loro arcieri della compagnia di Clarascum. Guillermo scrive: Danilo Toti, salutaci anche a noi, oggi tifiamo da casa, Miscori, Pedro e Guille. E Guille. Saluto Miscori, che è proprio argentina, quindi un grandissimo saluto a Miscori, a Pedro e a Guille. Sono contento per loro che siano a casa. Ed ora entra, è il momento clou. Entra il gonfalone con tutti e sette gli stemmi. Intanto saluto anche DJ Ariel che ci scrive: ma a me non mi salutate. DJ Ariel, assolutamente sì. Ci e buona permanenza in Toscana. Ci mancherebbe, DJ Ariel. Un grande abbraccio. E allora adesso stanno facendo il loro ingresso, lo vedremo tra poco quando si alzeranno le bandiere una ad una, guardatele in sincrono, meravigliose. E così andiamo a scoprire il drappo che quest'anno è stato dipinto appunto dal pittore Chiaramello e non è ovviamente visibile nei giorni prima del palio, viene presentato al momento sulla piazza quando tutti ormai hanno preso posto. Ed ecco intanto Monarca e Monarchessa che lasciano il ponte e stanno per presentarsi davanti alla tifoseria. Il saluto in questo momento è tutto per loro. Intanto gli sbandieratori anche loro si avviano per lasciare il ponte. Tra poco, quando le porte del castello saranno chiuse, ovviamente il via alle gare si comincerà subito con la grande novità di quest'anno, quindi i sette borghi tireranno con l'arco in fila uno dietro l'altro e faranno una manche di qualifica, quindi avremo questa nuova ouverture del palio e poi ci saranno ovviamente in seguito a quella classifica gli abbinamenti che permetteranno di vedere i primi quattro classificati affrontarsi in scontri diretti, primo contro quarto, secondo contro terzo, e una finalina per il quinto, sestimo e settimo posto, quinto, sesto e settimo con shot off secco, quindi un solo arciere di quel borgo si presenterà in pedana per poter affrontare gli altri due borghi e cercare almeno di accaparrarsi poi la quinta posizione. E allora Danilo, non so se è arrivato il momento adesso di rivedere le immagini di ieri sera per spiegare un po' come andrà, oppure vogliamo aspettare? No, direi che è il salgono... momento di rivedere il filmato di ieri sera, così e poi dopo presenteremo il monarca e la monarchessa. Assolutamente sì, così si può anche capire, diciamo, il frutto delle manche dei cavalli e dell'ordine di tiro da cosa ha avuto origine.
quindi giochi dei popolani organizzati dal Corafo, instancabile Corafo che quest'anno diciamo ha lavorato in pienissima sintonia e molto molto bene sui giochi del venerdì con la Proloco, e quindi ecco le immagini. Eccole qui le immagini della serata di ieri, che ha visto tutta quanta la sfilata. La sfilata dei sette borghi ovviamente si è svolta anche ieri sera, stesso percorso di questa sera, e dopodiché giochi popolani sulla piazza Castello, quindi si è svolto qua. Giochi popolani che però avevano un senso e un senso anche abbastanza importante, perché sono giochi che hanno deciso in pratica, ecco qua i sette borghi schierati ieri sera e poi gli sbandieratori, l'ingresso del monarca e monarchessa che per la prima volta ieri sera hanno diciamo potuto conoscere il senso che dà e l'emozione che dà l'accesso sulla piazza. Ecco gli inquadrati Andrea Cesare e Elisa Dotta, e dopodiché si sono svolti i giochi popolari, quindi quattro giochi che hanno definito una classifica, una graduatoria che appunto, come dicevo prima, ha determinato una classifica dal primo al settimo. I primi tre classificati sono stati nell'ordine Borgo San Bernardo, Borgo Salice e Borgo Nuovo. Andranno questa sera a avere diciamo il vantaggio di partire nella manche da tre cavalli, mentre il quarto classificato Borgo Piazza, il quinto Borgo Romanisio, il sesto Borgo Vecchio e il settimo Borgo Sant'Antonio si affronteranno subito dopo nella batteria da quattro cavalli. E quelle che state vedendo sono proprio le squadre. Questa era la prima prova, quella della staffetta con le bandiere. Staffetta con le bandiere, quindi hanno partecipato tre componenti della squadra, due ragazzi e una ragazza, e dovevano fare percorrere il giro dell'oca, perché il percorso dei cavalli è a forma di oca, e a portare, diciamo, passarsi nelle zone di cambio la bandiera e arrivare sul traguardo. Adesso le immagini fanno vedere la corsa delle botti. Qui stesso percorso sul circuito dove stasera correranno i cavalli, grande corsa delle botte. E questo era il secondo gioco. Dopodiché c'è stato il lancio delle uova, quindi i due componenti della squadra si lanciavano le uova a una distanza sempre più lunga, quindi sempre più ampia, e per concludere c'è stata la corsa dei sacchi. Questa, mentre vedete le immagini, vedete la conta delle uova, il pubblico di ieri sera inquadrato in questo momento, e qui la corsa dei sacchi con un percorso intorno alle botti che vedeva coinvolte sempre in due manche comunque tutte le squadre dei sette borghi. Questi intanto eravamo noi visto che guardavamo tutto sugli spalti. Intanto nel riquadro potete vedere che fanno ingresso sul campo le gli arcieri degli arcieri, e qui si è conclusa con la sbandierata dell'individuale, la sbandierata dei principi d'Acaia, prima del momento diciamo tra i più attesi della serata. È stato un vero spettacolo. Ecco qua intanto il premio a Borgo San Bernardo che ha vinto e quindi si è aggiudicato la stecca, così soprannominata. Ed erano i campioni uscenti, il totem, giusto? Erano già campioni uscenti, si sono riconfermati. E poi quello che vedete adesso è un estratto dello lungo e meraviglioso spettacolo che abbiamo visto, uno spettacolo pirotecnico ieri sera, veramente spettacolare, molto 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 emozionante, durato veramente parecchi minuti in tre riprese, e alla fine diciamo che anche il tradizionale fuoco rosso, come se abbrusasse il castello, è stato portato a compimento, e quindi ha dato un po' il via a quello che poi è la gara di questa sera, quindi con un preambolo importante prima che poi si scatenasse la pioggia e il vento della notte. Sì, una vera tempesta durante la notte ma per fortuna i fuochi d'artificio hanno riscaldato l'ambiente, hanno avuto, ecco qua, come se il castello abbrusasse, come un cronista dell'epoca riportava in uno scritto ritrovato, recuperato, proprio perché quando arrivarono in visita i nobili nella città di Fossano i festeggiamenti erano veramente grandiosi, quindi è quello che si vuole ricreare un po' con il Paglio, e direi che le tifoserie e i borghi ci stanno riuscendo veramente bene anche questa sera. Ci tengo a dire che quello che state vedendo è solamente un estratto del meraviglioso spettacolo al quale abbiamo assistito ieri sera.
e questo, se non sbaglio, è poi la parte finale. Questa è la parte conclusiva dei fuochi. Penso che nel frattempo abbiano fatto il loro ingresso in campo quasi tutte le squadre, che chiaramente andremo a rivedere insieme a voi al momento in cui scoccheranno le loro frecce. E intanto anche la novità è che sono saliti insieme agli arcieri Fantini, proprio per dare modo alla piazza di conoscere, di vedere tutti i protagonisti veri della giostra dell'Oca. E siamo tornati in presa diretta con le immagini di ieri. Eccoli qua schierati tutti quanti gli arcieri, nomi illustri. Ricordiamo che ci sono arcieri di valore, anche di valore internazionale, e lasciateci dire che c'è una vera e propria campagna acquisti per riuscire ad ottenere gli arcieri migliori, vero Danilo? Assolutamente sì, anche perché è vero che Fossano è un po' culla dell'arco, nel senso che le diverse compagnie sono tante, arcieri Porta Sarmatoria 01 Foss, Art Club Fossano, New Garden Archery, quindi le compagnie sono sì numerose, numerosi sono i praticanti, ma come sempre, come giusto che sia, quando il livello di una manifestazione sale e il valore del paglio aumenta, ecco che allora le squadre vanno anche oltre, i borghi vanno anche oltre regione per cercare di comporre, di avere delle squadre competitive. Ovviamente si tira con l'onbow, che è un'innovazione non di tantissimi anni fa, che però ha sconvolto un po' le strategie dei borghi, perché ovviamente, insomma, se tanti arcieri tirano con l'olimpico, tirare con l'onbow è completamente diverso, è un'altra cosa, e quindi si va a cercare proprio di comporre delle squadre che siano competitive cercando migliori tiratori. Tanti li abbiamo dalla Liguria, qualcuno arriva dalla provincia di Biella, molti sono delle nostre zone, però veramente si va scrupolosamente a cercare gli arcieri più bravi. Ovviamente la stessa cosa avviene per i Fantini, perché in tante edizioni di Paglio tanti sono i Fantini che si sono alternati. In questo momento c'è il saluto del sindaco Davide Sordella, eccolo qua, lo vedete inquadrato. Il sindaco sta parlando nella postazione dove sono accomodati il monarca e la monarchessa. Sotto di lui vedete inquadrato Pinuccio Bellone, che è il commentatore live della piazza, che anche lui è rientrato quest'anno al commento del Paglio, commentatore di assoluto valore e sicuramente molto molto preparato sul Paglio di Fossano. Ecco. Allora spieghiamo un attimo. Cioè sì, la dedica è molto chiara da parte del sindaco, dice: dedico il Paglio a tutti i gufi che in ogni modo hanno cercato che il Paglio non si facesse. Come spiegavo prima, e mi riferivo alla burocrazia, quest'anno veramente gli imprevisti sono stati numerosissimi. Infatti dice: il Paglio appartiene a tutti i fossanesi e per questo il Paglio non si tocca. Questo per ribadire che la volontà che ha permesso, anzi gli ostacoli a volte uniscono le forze, quindi gli imprevisti hanno unito, i borghi hanno unito chi lavora intorno al Paglio, e noi stasera siamo proprio qui a vedere il Paglio, perché c'è stata la forza di volontà più forte di quelle che potevano essere cosiddette guffate. Ci sono stati alcuni problemi tecnici di montaggio delle tribune, ci sono stati alcuni momenti veramente di sconforto, perché quando organizzi e se si avvicina al momento clou e c'è un imprevisto è sempre non bello, però nonostante tutto siamo qui sulla piazza e tutto sta volgendo per il meglio. Adesso c'è il vicario generale, ci mettiamo anche noi in un minutino di doveroso silenzio, perché c'è la benedizione del vicario generale Don Dario Olivero. Il coro uno di noi anche al vicario. Beh, allora Don Dario è stato parroco per molti anni della parrocchia del Borgo Nuovo, dello Spirito Santo, molto molto amato dal borgo e dal quartiere, e poi è diventato vicario generale, ha dovuto lasciare la parrocchia a Don Marco Giobergia, e quindi questo sta a testimoniare quale affetto abbia lasciato nel suo borgo.
Lui dice: cosa ci fa questo prete qui in mezzo? Uno perché mi ha mandato il testo proprio. Anzi, detto perché è bello imparare. Abbiamo i colori diversi di vari borghi, ma chi ha organizzato ci ha fatto quel momento dove tutti eravamo con lo stesso colore argentino. Per dire una cosa bella, siamo qui diversi, di paesi di borghi diversi, di paesi diversi, di fedi diverse, ma ci accomuna la stessa appartenenza a questa città. E siamo qui per tifare perché vinca il nostro di borgo, ma innanzitutto siamo qui per tifare perché vinca la città. E come fa la città a vincere? Credo lo possiamo dire con le parole di Francesco, il Papa, che è proprio giovedì ha scritto una lettera importante e forte sul creato, dove dice una parola: imparate a essere un custode di questa terra e dei vostri fratelli. E allora vogliamo, con questa benedizione, chiedere questo. C'è una frase importante che dice: chi vuole trattenere il respiro muore soffocato. Chi vuole trattenere il respiro muore soffocato. Siamo qui diversi a fare tifo per i propri borghi, ma sapendo che la città vince se si costruiscono relazioni nella vita vera di tutti i giorni. E allora, per chi non è credente, la benedizione è semplicemente un augurio: che tutti i fortanesi lottino per costruire relazioni con la terra, con l'ambiente e con le persone. Fraternità. E per chi è credente, noi crediamo che Dio lavora per questo, notte e giorno, perché questa terra non sia un inferno, un paradiso, per favore, un paradiso. E la paradiso c'è là dove c'è fraternità, relazione. E allora adesso suoneranno le trombe, le chiarine, e poi faremo la benedizione. Dio onnipotente, Signore creatore dell'universo, tu che fai sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fai piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti, tu che sei padre e custode di tutti gli uomini e le donne, benedici la città di Fossano e tutti i suoi abitanti. Dona pace, serenità e salute, benedici tutti noi, donaci un cuore capace di lottare per la pace, la giustizia, la fratellanza, il bene comune. Benedici questo palio dell'anno del Signore 2015. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon palio! Questo è il saluto della piazza alla benedizione di Don Dario Olivero. Le tifoserie direi che sono decisamente pronte alle gare. La parola a Monarca, affinché possa aprire ufficialmente i giochi, poi concederemo i partiti che possono ricordare le loro destrieri. Perfetto, quindi adesso verranno ufficialmente aperti i giochi dal Monarca. E allora, parola al Monarca. E cordiale a tutti i partecipanti alle gare. Destrezza per la conquista del palio 2015. Si è aperta la giostra dell'Oca 2015. Bocca al lupo a tutti. Grazie. E allora il Monarca ha aperto le danze.
e noi abbiamo il grande piacere di avere qui con noi il sindaco di Fossano, Davide Sordella. Buonasera sindaco e benvenuto in diretta qui su Iuarco. Buonasera a tutti, buon palio a tutti, benvenuti a Fossano, sono veramente orgoglioso e contento di offrirvi lo scenario più bello che esista al mondo, cioè la gente. Allora sindaco, noi avevamo vissuto lo scorso anno questa meravigliosa atmosfera, siamo tornati con grande piacere quando ci avete inoltrato il vostro invito, siamo felici di poter dare questo servizio che devo dire tutte le persone, i fossanesi in primis che non possono essere qui, ma tante altre persone addirittura dall'altra parte del mondo, perché poi magari poi ci dirà anche di Raffaela, si meritano di potersi godere da qualsiasi posto questo meraviglioso spettacolo del Palio dei Borghi, la giostra dell'Oca. Sì, un saluto particolare a tutti i fossanesi nel mondo, ce ne sono veramente tanti, io anche mia sorella negli Stati Uniti lontano e sono sicuro che ci starà guardando. Col fuso orario, ma va bene. Esattamente, ma e anche alle città gemellate con Fossano e quindi ovviamente sia all'Argentina ma anche un saluto alla Polonia. Anche un saluto alla Polonia? Sì, abbiamo una città che è Dublovenka che è gemellata con Fossano. Oh, qui siamo in attesa, tra un pochino probabilmente riusciremo a farlo, abbiamo fatto delle prove tecniche, prima è andato tutto bene, vediamo se in diretta riusciremo a farlo. Ci sarà questo bell'incontro dall'altra parte del mondo con Raffaela, questa città argentina con la quale Fossano è gemellata da ormai tantissimi anni se non sbaglio. E questo a significare che, lo sappiamo, gli italiani sono un popolo di emigranti, tanti i nostri nonni, i nostri padri sono andati in giro per il mondo a cercare fortuna, gli italiani in giro per il mondo ce ne sono tanti ed è bello riuscire a stringere nuovamente il cordone ombelicale con tutti loro attraverso queste dirette. Quindi noi ci collegheremo in diretta con Raffaela più tardi, tra qualche minuto da quello che so. Bene, vi lascio allora con gli sbandieratori, abbiamo sia dei campioni nazionali che come squadra i campioni regionali, quindi è veramente un bello spettacolo, buon palio a tutti, le bandiere sono importanti perché la parola bandiera significava un drappello molto piccolo di soldati che si univano sotto un unico colore e questo è il significato del palio, molta diversità, lotta un quartiere contro l'altro ma tutti uniti sotto un'unica bandiera che è quella della città. È proprio come dice lei, perché qui ci sono, è come se fosse rappresentata l'Italia intera, cioè i sette borghi, ognuno cerca di vincere, danno il tutto per tutto, come mi dicevano ieri sera, senza esclusione di colpi, no limits, mi hanno detto no limits, però allo stesso tempo abbiamo visto una splendida coreografia con tutti e sette i borghi insieme e hanno fatto capire come si sia stretta la città intorno a questa splendida manifestazione e noi chiaramente ringraziamo lei in qualità di sindaco, ma sappiamo che dietro di lei ci sono tante persone che lavorano per poter portare avanti ancora a lungo, speriamo, questo splendido spettacolo che è il Palio di Fossano. Grazie a tutti voi e buon palio, vinca il migliore. E allora lasciamo il sindaco a godersi il palio e a divertirsi come tutti gli altri fossanesi che sono qui con noi. Grazie davvero al sindaco Davide Sordella che tanto si è speso affinché noi fossimo qui in diretta da Piazza Castello, questo meraviglioso scenario, lo diceva, lo scenario più bello del mondo. È chiaro che c'è sempre campanilismo in queste situazioni, ma possiamo affermare davvero che questo posto merita di essere visitato e vissuto non solo in diretta streaming per chi non è qui, ma merita una presenza in loco, possiamo dirlo, perché è veramente meraviglioso. Intanto si cominciano a preparare altre situazioni, si scalda l'ambiente e io, se riesco, darei la linea all'amico Gigi Cartoni, perché vedo girare degli striscioni, perché abbiamo il collega Gigi Cartoni che è a bordo campo apposta per dare la possibilità ai tifosi di esprimersi. Sono pronto, sto qua, ce li ho qui davanti. Ragazzi,
Mi dite cosa è scritto su questo striscione che state facendo vedere a tutti quanti? Guardi, noi Barotti non abbiamo mai visto merde grosse come voi. Tutti i borghi, perché tutti i borghi, sì. Noi siamo del borgo Romanisio. Mattia. Grazie. Allora, ci scuserete, ma chiaramente qua si va sul colorito, non è che c'è senza esclusione di colpi, quindi il collega Gigi Cartoni da bordo campo fermerà di volta in volta i vari ultras che sfilano davanti alla tribuna. Uso dei tifosi dei sette borghi è quello di sfilare davanti alle altre tifoserie con degli striscioni spesso molto coloriti. Possono sembrare anche un po' insultanti, ma diciamo, eccolo lì il collega Gigi Cartoni che fa la spola da una parte all'altra della tribuna per poter far vedere quelli che sono gli striscioni. E allora adesso state vedendo una conversazione tra arcieri e arbitri. L'arbitro che parlava, pensate, è Emilio Fanti, cioè membro della commissione ufficiali di gara della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. E tra questi tre atleti che vedete in gara, questi sono gli arcieri. Questi sono gli arcieri di Sant'Antonio. Allora, gli arcieri di Sant'Antonio. Se non sbaglio, giusto? Allora, Sant'Antonio. Arcieri bianco-verdi, Borgo Sant'Antonio. Borgo Sant'Antonio. E allora abbiamo Danilo Fornasier, nome. Allora, intanto al centro lo vedete con la coda. C'è Alfredo Donti, detto Caronte. Alfredo Donti, atleta della nazionale italiana 3D. Che vedremo se quest'estate si guadagnerà la convocazione per i campionati mondiali 3D che si svolgeranno a Terni. Gli altri due arcieri sono Danilo Fornasier, nome di battaglia Shakir, e Daniele Bergia, nome di battaglia Hannibal. Per loro 18 frecce, cioè 6 frecce, 6 frecce per uno, e quest'anno ci sarà il giudice che appena finito di tirare dirà a quante oche sono, perché le oche valgono se abbattute a vista. Vediamo la concentrazione delle ultime frecce. Dondi. Si tira con il longbow, hanno scoccato le Sembra loro frecce. Che manchi solo più una freccia per Bergia. Tra poco sapremo il numero di oche abbattute. Allora vi garantiamo che non è assolutamente facile gareggiare con questo frastuono. Gli atleti del tiro con l'arco sono abituati a ben altre situazioni, ma con questo tipo sembra di essere a un'Olimpiade. Io che sono stato, ho avuto l'onore di essere a Londra. Intanto hanno detto il punteggio, 5. Mi sembra 5. 5 oche abbattute quindi per 5, il Borgo Sant'Antonio. Sant'Antonio, ricordiamo che questa manche vale per definire la griglia degli scontri. Assolutamente un'edizione rinnovata, fortemente voluta dal sindaco per spettacolarizzare maggiormente la gara degli arcieri e anche per permettere agli arcieri ovviamente di scagliare qualche freccia in più rispetto agli anni passati, dove invece queste manche erano praticamente determinanti per la vittoria del Paglio, perché una volta tirata la manche era finita la gara degli arcieri. Invece quest'anno diciamo che fino alla fine dei sette borghi non sappiamo assolutamente quale sarà la classifica finale. Suspense durerà fino alla fine del Paglio. Quelli che vediamo adesso che si stanno Borgo preparando Vecchio. In pedana sono gli arcieri di Borgo Vecchio che tirano con Paolo Bergese, nome di battaglia Paolino da Fossano, e poi Igor Piantoni, l'arciere del lago, e poi Aldo Carrara, Mac Desfros, ma questo lo pronunci meglio te che io non ho Mac Desfros, che vuol dire? Ed infatti la O va solo chiusa. Di striscio, solo per, proprio per fortuna, diciamo così, non possiamo usare altri termini. Solo di striscio. Intanto stanno risistemando appunto, ricaricando il tapis roulant, sostituendo le oche abbattute. Scusa Danilo, non so se lo avevi detto prima, però rispetto agli anni passati c'è una differenza sostanziale.
La differenza sostanziale è che non basta prendere, colpire l'oca, ma no, bisogna abbatterla, quindi deve cadere dal supporto. Se non cade dal supporto non viene dato il punto dagli arbitri. Assolutamente, perché l'importante è che l'oca vada via dal supporto, non basta passare l'oca, non basta colpirla e vedere il buco nell'oca, bisogna che l'oca venga assolutamente scalzata dal tapirulan, e quindi rende ancora più difficile, perché magari si colpiscono delle oche, ma se non si colpisce nel punto giusto l'oca rimane ben salda sul suo supporto e non fa punti per la classifica. E allora gli arbitri stanno controllando il marchingegno che fa girare le oche, e tra pochi secondi dopodiché si darà il via al Borgo Vecchio, a questa manche che riguarda il Borgo Vecchio. Ricordiamo Paolo Bergese, Igor Piantoni ed Aldo Carrara. Si comincia, quindi gli è stato dato il via agli arcieri di Borgo Vecchio. Si comincia, vedete sullo sfondo, ecco, eccolo lì, Emilio Fanti che ha fischiato. Dicevo prima, Emilio Fanti, uomo Fitarco, visto che fa parte della commissione giudici di gara della Fitarco, è stato eletto poco tempo fa. Una prima oca è stata battuta, se non sbaglio. No, era, ecco, no, la prima è arrivata, eccola, adesso. Eccola. Beh, ma io predico il futuro, devi sapere. Vedi, che bravo. Se mi vuoi dare la classifica, io sono contento. No, me la tengo per me. Eccole, siamo a due. Due. Non è facile. Loro tirano, no. Questa praticamente è stata passata. Al di là del fossato, la distanza 3. Più o meno quant'è? Sono circa 23 metri. Circa 23 metri con un longbow, con 4. Il vuoto sotto, 4. Ricordiamo, erano 5 quelle colpite dal Sant'Antonio. 5, quindi eguagliato il punteggio del Sant'Antonio. Vediamo sì. Se riusciranno a far meglio con le loro 18 frecce gli atleti, perché questo sono questa, di Borgo Vecchio. Questa è rimasta piantata nel supporto, ma non, sì, non ha preso l'oca. Quindi siamo al momento pari al Borgo Sant'Antonio. 6. 6, quindi una in più rispetto 7. Al Sant'Antonio. 7. E sentite gli olè degli ultras di Borgo Vecchio. Emilio Fanti col cronometro in mano segna i punti 8. Insieme agli altri arbitri. Siamo ad 8. Siamo ad 8. Non è facile concentrarsi mentre sfilano alle spalle degli atleti altri striscioni. Prima abbiamo dato 9. 9. Se non abbiamo contato male, aspettiamo l'ufficialità. Aspettiamo l'ufficialità. Corretto, 9 le oche abbattute. E allora sono 9 le oche abbattute. Quindi per ora abbiamo Sant'Antonio a 5 e abbiamo il Borgo Vecchio a 9. Intanto si apprestano gli arcieri rosso-blu di Borgo Romanisio a raggiungere la pedana di tiro. Marco! Gigi. Colori rosso e blu per Romanisio, che si apprestano alla linea di tiro. Intanto ricaricano la macchinetta, questa volta al lavoro più lungo, perché sono ben 9 le oche abbattute dal Borgo Vecchio, che per ora conduce la gara del tiro con l'arco. Intanto fediamo Vincenzo Tuveri, Francesco Della Ferrera e Paolo Gastaldi, che si avvicinano alla linea di tiro, e tra pochi istanti sarà il loro turno di tiro. E diciamo che c'è una seconda chance, perché se non si va proprio benissimo ma si entra nei primi 4, anche gli arcieri che magari non hanno fatto del loro meglio nella prima batteria si potranno decisamente rifare agli scontri. Tanto saluto degli arcieri del Romanisio e la loro tifoseria. Direi che il tapirulan è quasi pronto. Alcuni chiarimenti degli arbitri con qualche dettaglio sul regolamento agli arcieri, ed ora gli arcieri sono
praticamente pronti in linea di tiro. Ricordiamo, squadra molto molto attrezzata quella del Borgo Romanisio. Paolo Gastaldi al momento è l'arciere che ha il maggior numero di presenza al palio, con quest'anno 18 pali a cui ha partecipato come arciere. Arciere storico del Borgo Piazza, da alcuni anni tra le fila del Borgo Romanisio. Ecco le ultime fasi di riscaldamento per gli arcieri del Borgo Romanisio. Direi che è tutto pronto, macchinetta accesa, e siamo pronti a vedere quante oche abbatterà il Borgo Romanisio. Alla vostra destra Vincenzo Tuveri, in centro Francesco Della Ferrera che sta per scagliare. Una colpita, due colpite, tre colpite. Siamo a tre oche, quattro. Siamo a quattro oche colpite al momento. Cinque oche colpite. Aspettiamo comunque sempre il responso ufficiale dei giudici, perché se qualche errore siamo a sei. 7, dovremmo essere al momento a 7 oche colpite. E allora Borgo Romanisio cerca di eguagliare quantomeno quei 9 punti organizzati da, realizzati da Borgo Vecchio. 8, siamo a 8 oche colpite, se non ho contato male. 9. E allora eguagliati, eguagliato il punto, eccolo, guardate l'esultanza. Direi che se non ho contato male è un unplane. L'esultanza ci sta. Vedete, tutta. Vedete Francesco Della Ferrera rivolto verso il suo pubblico, mentre in pratica i suoi compagni, sei, io ho perso giusto? Il conto, perché ne hanno tirate giù veramente, veramente tante. E allora 11 punti da parte di Borgo Romanisio, noi attendiamo... 12. Sono 12, sono 12 dal Borgo Romanisio. 12 va a condurre un risultato assolutamente. Ecco qua aggiornato, adesso vediamo se riusciamo a dare la linea. 12 oche, un risultato, ti dico, nella storia del paglio veramente veramente alto. Vediamo se riusciamo a dare la linea a Gigi Cartoni a bordo campo. Eccolo, vai Gigi, vai. I ragazzi del Borgo Sant'Antonio che ci hanno appena mostrato, a me e a tutto il resto del pubblico, uno striscione. Cosa c'era scritto? In Conte e Pagliero Fabio hanno preparato uno striscione per il Sant'Antonio contro il Borgo Vecchio. Ma cosa c'è scritto in questo striscione? Come? Cosa c'è scritto? Aspetta, ve lo facciamo leggere, perché c'è una cosa fissa contro il Borgo Vecchio che è uno scontro, perché sono pochi e fanno sempre che rubare le tribune. Grazie ragazzi. Era ovviamente uno striscione contro il Borgo Vecchio. Il Borgo Vecchio è in realtà gemellato col Salice, quindi okay. Diciamo che l'inimicizia che lega Sant'Antonio e Salice questa volta si è ribaltata sul Borgo Vecchio. Mi sembra che gli davano 50 anni, siete vecchi, zero rispetto. Tifosi sfigati, ecco, questa era quella scritta che campeggiava su quello striscione. Adesso c'è Borgo Piazza intanto che si è avvicinato, mentre vediamo inquadrata appunto la tifoseria del Borgo Vecchio, e c'è il Borgo Piazza pronto a salire in pedana. Se Guido hai a portata di mano eccoli i nomi qua. Eccoli allora qua. Borgo Piazza tirano con Maurizio Mestro, detto, no, questo lo devi leggere tu, io non ho idea di come si pronuncia. Brexiu e poi Marco Farinella, detto Faina, e poi Giuseppe Trotta, detto Aquila 1. Sono loro tre a dover scoccare le 18 frecce di Borgo Piazza. Un arduo compito, perché veramente 12 oche sono veramente un bel gran bel bottino. Eh sì.
diciamo che sono quasi qualificati agli shot-off gli amici del Borgo Romanesio, mentre Sant'Antonio al momento chiude la classifica dei primi tre borghi che hanno tirato con 5 oche, e al secondo posto c'è il Borgo Vecchio comunque con un ottimo 9 oche a battuta. Gli arcieri di Borgo Piazza sono in pedana, mentre gli arbitri si stanno apprestando a sostituire le oche abbattute dal Romanesio. I tempi sono più lunghi perché 12 oche da sostituire sono due terzi di tutto il Tapirulan, quindi lavoro assolutamente impegnativo per gli addetti alle oche. Mentre parlavano si rivoltavano per guardare l'impresa semplice. Ed ecco gli arcieri che cercano la concentrazione necessaria per abbattere le 12 oche, per cercare di arrivare almeno a eguagliare la prima posizione. Il Tapirulan intanto è stato assolutamente completato ed eccoli che si stanno per allontanare gli addetti e dare il via alla gara di Borgo Piazza. Ricordo Borgo Piazza che invece avrà un fantino assolutamente nuovo, quindi una gran bella novità per il Palio di Fossano, e anche importante visto che arriva un fantino che ha partecipato, come dicevamo prima, sia al Palio di Siena che al Palio di Asti, così come ad Asti ha partecipato il fantino del Borgo Sant'Antonio, Mattia Chiavasse. Borgo Piazza pronto in pedana. Eccoli. Appena gli addetti si saranno allontanati, ci siamo, pochi secondi. Tapirulan è già in movimento, come vedete nel teleschermo in alto a destra. E allora Emilio Fanti sta per dare il via, ha fischiato e quindi inizia la gara di Borgo Piazza. Questa è la gara che possiamo definire di qualifica, no? Per assolutamente quella che sarà sì. Poi l'eliminatoria successiva. Abbiamo detto Maurizio Mestro, detto la prima oca intanto è saltata dal supporto, quindi se non abbiamo contato male un'oca è stata battuta. Marco Farinella, detto Faina, due oche. Poi Giuseppe Trotta, tre detto oche. Aquila, uno. Siamo a tre oche. Buono quattro l'inizio, oche. Questa è la quarta. Buono l'inizio di Borgo Piazza. Siamo a quattro, se non ho contato male. Vediamo se riescono a fare passata ancora meglio, l'ha presa ma non è caduta e quindi non vale. Avete molto visto? Sfortunato l'arciere del Piazza. Un gesto di disappunto. Cinque. Meglio non leggere il labiale in alcuni casi. Hanno eguagliato il Borgo Sant'Antonio. Quindi 5 come Borgo Sant'Antonio. Vediamo se riescono a mettere almeno il piedino davanti a Borgo Sant'Antonio, o se eccola 6. Al momento siamo a 6. Un attimo di pausa per riprendere la sequenza. In mira, 7. Eccola la settima. 8. Ottava. Un'altra freccia ancora e non è andata, si fermano a 8, male. Vediamo, attendiamo il giudice. Responso. La prova di Borgo Piazza con 8 oche abbattute. Confermo 8 oche. Confermate abbattute. Le 8 oche abbattute. Va al terzo posto della classifica provvisoria. Quindi ci aspettiamo. Quindi terzo posto per il momento, la classifica che cosa dice, Danilo? Borgo Romanesio primo con 12 oche abbattute, Borgo Vecchio secondo con 9, Borgo Piazza terzo con 8, Sant'Antonio quarto posto chiude per il momento con 5 oche abbattute, mentre in pedana sono attesi gli arcieri di Borgo Nuovo. Come vedete subito il fumogeno e la coreografia salgono al cielo. Non so, mi sembra che c'è Gigi Cardoni a bordo campo che può intervenire in attesa che inizi Borgo Nuovo. Intanto li vediamo qua, i tre arcieri, come dicevamo prima, del Clarascum. Vado! Ed era ecco. La squadra che lo scorso anno ha vinto il Piazza. Allora, qui con me ci sono i ragazzi di Borgo Piazza. Ma noi guardi, a noi basta fare. Guardatemi. Sempre più che Sant'Antonio, sempre più che Sant'Antonio. Cosa c'è scritto sullo striscione? Pochi ma sbronzi, ma sbronzi. L'importante è quello.
E dopo questo messaggio, pochi ma sbronzi, vi ridò la linea. Va bene, grazie Gigi. Pochi ma sbronzi non è male. Naturalmente qua si parla di goliardia, l'ho detto anche prima. Assolutamente Danilo, sì, tutto nello massimo spirito goliardico. Sì, 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 insomma c'è qualche parola accesa, ma insomma si fa sempre per... è uno sfottò sano che fa parte di quel sano agonismo che ogni evento deve avere, specialmente un evento come il Palio, dove comunque i colori del proprio borgo devono per forza essere tenuti alti. E qua vediamo altri striscioni. Sì, ma è una tradizione. Se li buttano giù l'uno con l'altro. Il continuo passaggio di striscioni è diciamo una tradizione, un'usanza. Eccolo che ormai qui, pochi ma sbronzi, lo si capisce anche perché uno va da una parte e uno va dall'altra. Tra l'altro stasera controlli molto scrupolosi e molti tifosi erano un po' delusi perché sono stati portati via molti fumogeni e molte molte bevande che erano state portate all'interno. Purtroppo alcuni tifosi erano un attimino alterati per questa scelta, ma direi peraltro molto corretta. Vabbè, da parte dell'amministrazione mi sembra giusto, anche perché hanno avuto tempo prima e avranno tempo dopo per festeggiare. E allora è pronta a partire anche questa sfida, quella di Borgo Nuovo, che si trova sulla pedana di tiro. Flavio Giraudo. Allora, con Flavio Giraudo senza terra. Due. Natale Marocco è Nale del Pianalto, Emanuele Barbero siamo a due, è Lele. Battute dopo la prima serie. Questi sono i tre arcieri di Borgo Nuovo. Sono fermi a due per il momento. Tre. Eccolo il terza, la terza oca. Scende giù. Quattro. Cinque. Sei oche. Sei oche in questo momento hanno quindi superato Sant'Antonio. Dall'urlo del tifo, non ho visto l'oca ma l'urlo dice 7. È vero, quindi spero di non essermi sbagliato. Anche io, per me la stessa cosa. 8. 8, quindi hanno eguagliato Borgo Piazza. 9. 9, hanno eguagliato Borgo Vecchio in questo momento. Ne basta una per andare in seconda posizione. No. Sempre che poi gli arbitri ci... Eccola 10, la decima. È arrivata, abbiamo ancora mi sembra due frecce da veder tirare, da veder scoccare. Sì, eccole qua, due frecce. E vediamo cosa succederà. Una per arciere. Si aspetta il momento opportuno. Eccola l'undicesima. 11. 11. Se non ho sbagliato, Attendo allora, il giudice io. Vediamo 11, confermo 11. Emilio Fanti, Borgo Nuovo. Emilio Fanti ha comunicato ufficialmente le 11 oche abbattute. E allora seconda posizione in questo momento, giusto, per Borgo Nuovo. E ufficialmente Borgo Sant'Antonio va fuori dagli shot-off perché si trova davanti Romanisio con 12, Borgo Nuovo con 11, Vecchio con 9, Piazza con 8. Mentre si appresta a tirare Borgo Salice, con Davide Vicini, Giulio Morra e Damiano Di Tullio che salgono in pedana di tiro. Aspetteranno il via dei giudici che anche questa volta avranno tanto da lavorare per sostituire le numerose oche abbattute dal Borgo Nuovo. E allora li vedete pronti, mentre sono andati a recuperare le frecce gli arcieri di Borgo Nuovo, e adesso i giudici di gara stanno riallestendo il tapirulan con le oche che girano, e questi sono gli arcieri di Borgo Salice, ricordiamo che è il borgo campione uscente.
Borgo Salice che tira con Giulio Morra, detto Legolas, Davide Vicini, che non ha un nome di battaglia a quanto risulta, e poi c'è Damiano Di Tullio, detto Garlic, che se non sbaglio in inglese significa aglio, che non so se ha una qualche attinenza. E allora stanno... Non appena San Bernardo avrà fatto la stessa cosa, sapremo quale sarà la composizione delle due semifinali. Appena hanno finito di tirare, ho qui uno striscione già pronto verso la telecamera. E poi tutto si giocherà anche con l'apporto dei cavalli che entreranno in scena tra pochi minuti. Adesso, e allora lo striscione verso quella delegazione. Tutto pare pronto. Si ritorna con gli arcieri del Borgo Salice in pedana, che avranno un compito, direi, decisamente difficile. È difficile sicuramente, perché fare minimo 8, quindi già non è un punteggio semplice, ma insomma abbiamo... Il grado di difficoltà aumenta. Il grado di difficoltà è elevato quest'anno. No, Emilio Fanti fa un cenno di sospendere. Non aveva dato il via probabilmente. Sì, esatto. E quindi gli arcieri sono partiti. Se ne sentono di tutti i colori dagli spalti. E allora adesso ecco, si comincia una. Ufficialmente due. Tre occhi abbattute. Giulio Morra, Davide Vicini, Damiano Di Tullio. 4. Quarta oca abbattuta. 5. Quinta oca abbattuta. 6. È facile. 5, 6, quindi superato Sant'Antonio. 7, 8. 7, 8 e quindi eguagliato Borgo Piazza. Serve ancora qualcosa in più per andare allo spareggio. Ne manca una, sarebbe ottimale per essere... 9. 9. Ne manca ancora una da eguagliato tirare. Eguagliato il vecchio. 10. E 10. E diciamo che con 10 occhi abbattute. Al terzo posto in questo momento, perché Romanisio 12, Borgonuovo 11. E a questo punto... E con 10 occhi abbattute. 10, quindi in questo momento ci sarebbe la possibilità. Matematicamente agli scontri, Romanisio, Nuovo e Salice sicuramente agli scontri. Bisogna vedere se il Borgo San Bernardo, che è l'ultimo a tirare, riuscirà a battere le 9 oche di Borgo Vecchio. Perché se no in questo momento i 4 borghi qualificati sarebbero Borgo Romanisio, Nuovo, sì. Salice e Vecchio. Perfetto. E allora Gigi è pronto per dare il suo contributo da bordo campo. Vai Gigi. Vai Gigi. Con Mauro e Jacopo di Borgo Vecchio, come, e che hanno preparato questo striscione che è particolarissimo e ce lo racconta Mauro. Questo striscione è per una signora che purtroppo è mancata qualche giorno fa, una signora giovane dentro. Lei era in grado di unire la vecchia e la nuova generazione. Abbiamo solo da dire grazie zia Lilli, sei dentro di noi ancora, lo sarai per sempre. Ciao. Grazie mille a e Mauro allora, Jacopo. Molto bello questo striscione di zia Lilli. Per zia Lilli, la signora che è venuta a mancare e che è stata giustamente ricordata dai tifosi di Borgo Vecchio. Approfitto di questa pausa, lo ricorderò poi anche più avanti, per ricordare...
ricordare che in biglietteria sono a disposizione i biglietti per un altro grandissimo evento che ci sarà proprio la prossima settimana qui a Fossano, proprio qui nell'arena di Piazza Castello, The Musicals, ovvero... E quelli che vedete in questo momento sono gli arcieri di Borgo San Bernardo. Quello vale il prezzo del biglietto. E allora vi vado a dire quelli che sono gli arcieri di Borgo San Bernardo, che sono Andrea Martinengo, Sagitta Fulgur, il cui nome è Sagitta Fulgur, poi Simone Allasia, Campion, e poi Giancarlo Bogetti, Siam. E qua la figura, diciamo, di riferimento di questi tre arcieri è sicuramente Giancarlo Bogetti, posizionato nel mezzo, arciere di grande tradizione del Palio di Fossano, perché numerose le sue partecipazioni, arciere di assoluto valore, e vediamo se non si smentisce anche quest'anno. Allora, Emilio Fanti ha dato il via e hanno cominciato a scoccare le loro frecce i tre arcieri di Borgo San Bernardo, per siamo ora due oche abbattute, tre frecce tirate. Siamo sempre a due dopo la seconda serie. Ok, li chiamiamo dopo. Tre. Allora, tre oche abbattute. Intanto prepariamo il pubblico. Siamo perché quattro. Quattro. Prepariamo il pubblico perché dopo la gara arcieristica ci sarà il collegamento in diretta con Raffaela, la città argentina. Siamo cinque. Cinque oche abbattute per Borgo San Bernardo. Ricordiamo che devono abbatterne almeno per riuscire a passare almeno 10, siamo giusto? 6. 6. Se arrivassero a 10 si farebbe lo spareggio col Salice? No, se arrivassero a 10 entrano negli shoot-off. Entrano negli shoot-off. 6. A 9 sarebbe spareggio. 7, non è andata come speravano. Sette allora, oche abbattute, sette per, il oche abbattute per il San Bernardo. Questo significa... Allora, aggiorniamo un attimo la classifica, Danilo. Allora, tanto ti do già anche gli scontri, perché la classifica vede al primo posto Borgo Romanesio con 12 oche abbattute, Borgo Nuovo secondo con 11, Borgo Salice terzo con 10 e Borgo Vecchio è quarto con 9 oche abbattute. Questi quattro borghi sono i borghi che entrano negli shot-off, quindi che andranno a scontrarsi Borgo Romanesio, Borgo Vecchio e Borgo Nuovo contro Borgo Salice nelle semifinali. Mentre quinto Borgo Piazza, sesto Borgo San Bernardo e settimo Borgo Sant'Antonio disputeranno una mini finalina per determinare il quinto, sesto e settimo posto, dove salirà in pedana un solo arciere per Borgo e cercherà ovviamente di accaparrarsi almeno il quinto posto. Oh, e queste sono le grida di giubilo dei tifosi, perché stanno dando i risultati a tutto il pubblico qui in diffusione. Qua da Piazza Castello sembrerebbe quasi tutto pronto. Settimo posto Sant'Antonio, sesto San Bernardo, quinto Piazza. Mettete davanti le istituzioni, bene, in mostra.
Le semifinali saranno Romanesi contro Borgo Vecchio, primo contro quarto, e tra pochi minuti proveremo a fare questo pressoché incredibile collegamento con Raffaela. C'è il maxi schermo su uno dei torrioni del castello che... Intanto le tifoserie cominciano a fare i conti, sai, perché la classifica dell'arco intanto ha definito i primi quattro posti della gara dell'arco e quelli tanto più nessuno glieli toglie. E adesso arriverà il bello, perché assisteremo tra poco alla prima batteria dei cavalli. Intanto un abbraccio a Toto. Allora, il comitato dei giudici arbitri della corsa ippica vi dice di avvisare, allora, i tifosi di questa più, cosa che è fondamentale. Se non ci sentite più nel momento della presenza al canapo dei cavalli, e solo in quel momento, cominciate pure a sistemarvi per la cosa che dobbiamo fare, solo nel momento della sistemazione al canapo, siccome è un momento fondamentale, importante, e il regolamento da quest'anno prevede che il giudice arbitro mossiere, dopo la seconda chiamata in evasa da parte del cavallo, cioè se la terza chiamata il cavallo non va al canapo, viene praticamente, ha la facoltà di lasciarlo dietro, diventa importante che i cavalli non vengano disturbati. Allora, la cortesia che vi si chiede, e mi faccio io l'autore di questa richiesta da parte dei giudici, è quella che fin tanto che il canapo non viene abbassato, non utilizzate le trombe, per cortesia, per evitare di spaventare i cavalli. Perché è pur vero che il paglio deve essere anche tifo, ma dobbiamo mettere in condizione tutti i partecipanti del paglio, cavalli compresi, di poterlo fare nel miglior modo possibile. Di presenziare per la prima volta la foto dell'onda, sì. L'unico accorgimento e allora a brevissimo ci sarà il collegamento con Raffaela, la città argentina con la quale c'è il gemellaggio qui con Fossano da tanti anni, e noi abbiamo qui a fianco a noi Luca Bosio, che noi abbiamo qui a fianco a noi Luca Bosio, che è un po' il padre storico di questo gemellaggio, col quale parleremo fra pochissimo. Non appena sul maxi schermo che campeggia qui in piazza apparirà l'immagine di Raffaela. Ci stanno seguendo, penso, dall'ufficio del sindaco del comune. Ci troviamo. Dovete solo dare l'audio loro.
adesso mi sente, eh? E se ci senti? Raggiungi i tuoi amici al cielo. Mi scuccia? Perché sì. E ti voglio un minuto no mas. È simbolico, ma tutto il pubblico ti deve ringraziare per tutto ciò che hai fatto a favore della nostra dell'Occa. Ascolta, lo sentono adesso? Sentono, lo sentite? Come gli... E allora non è facile, ma tra poco riusciremo finalmente a far salutare gli amici di Raffaela qui in diretta con noi. Adesso sta ricevendo l'applauso del pubblico Giacomo Bosetti. Mi sentite? In modo del tutto simbolico, okay. Una freccia. Mi senti parlando qua? C'è il microfono qua. Il microfono attivo però qua. Il microfono per loro. Non è noi, ma di là. Questo è. Ce lo fa. Il microfono. Collegamento intercontinentale con Raffaela possa essere stabilito. Video. Ci sarà, eccolo qua. Oh, è stato effettuato il collegamento nel maxi schermo. Quello che vedete è il comune di Raffaela. Ora vedete inquadrati dalla nostra camera il sindaco Sordella e Luca Bosio, che sono un po' nel riquadro, li vedete inquadrati, sono loro a voler salutare in diretta tramite Skype gli amici di Raffaela. Luca Bosio è il padre storico di questo gemellaggio. Tutto il pubblico di Fossano saluta il sindaco di Raffaela, Luisi Castellano. Ed ecco il saluto al sindaco di Raffaela, Luis Castellano. Buonasera sindaco. Saluta. Buonasera, per noi domani sarà il primo giorno d'estate, per voi domani sarà il primo giorno dell'inverno. Audio. Diamo la parola e alziamo il volume. Ok. Non va l'audio. Ce l'hanno loro l'audio. A parlare. Non ti arriva nulla? Questo sta attaccato. Agli argentini. Prego, Buenas noches, un saludo a todos.
Lasciali il video, lasciali il video. Y es un puente muy fuerte que une a dos continentes y también a dos naciones. En Italia es un momento histórico en el cual de verdad necesitamos reaprender la palabra hermandad. Y ustedes nos están enseñando esto. Un abrazo a todos los rafaelinos. Chao y buen fallo. In diretta c'è stato il saluto con il sindaco di Raffaela ed è qui a fianco a noi Luca Bosio. Luca, buonasera. Buonasera a voi, loro mi sentono dall'Argentina? Loro probabilmente sì, perché il computer è qui acceso. Mi sentite? Bueno. Non so bene, allora comunque Luca, tu sei il padre storico di questo gemellaggio, possiamo dirlo? Io non so se sono il padre o il figlio, so che casualmente nel 96 sono andato in Argentina a cercare i parenti della mia famiglia, i parenti che sempre ci eravamo sentiti, originari di Fossano, e quando sono andato là ho dovuto parlare il piemontese che non parlavo più qui. Ho trovato le famiglie che cercavano le origini del Piemonte. Quando ritorno, mandai, quando ero in Argentina, una lettera ad un presidente dell'associazione piemontese che cercava di recuperare i rapporti con i nostri immigrati. Devo precisare che gli immigrati italiani in Argentina sono moltissimi. In particolare nella zona di Raffaela, nella Pampa, nella pianura, ci sono molti piemontesi. Piemontesi che sono stati contadini qui in Italia alla fine del 1800, all'inizio del 1900, ma qui la vita era grama, soprattutto nelle zone povere delle nostre vallate e delle nostre langhe, anche se oggi le langhe sono diventate ricche, ma allora era difficile sbarcare lunario per i contadini. Non si moriva di fame, però famiglie numerose che partivano alla ricerca della fortuna, e c'era anche quella famosa canzone "Vado in America per cercare fortuna". Molti sono andati emigrati in Argentina perché là c'era molta terra da lavorare, qui facevano i contadini, là per lo più hanno fatto i contadini. Io dico sempre, alcuni hanno fatto fortuna, per la verità pochi, i più hanno lavorato in maniera dignitosa conquistandosi la vita ogni giorno. Ma venendo al gemellaggio trovai questa esigenza di una città, di Raffaela, dove molte famiglie erano originarie di Fossano. Ci proposero il gemellaggio ed era il febbraio 96, a ottobre 97 77 fossanesi viaggiarono a Raffaela e fu una cosa storica. Le famiglie di Raffaela ci hanno aperto le loro case. Talmente ci siamo trovati bene che l'anno dopo abbiamo ospitato 151 raffaelini fossano. E sembra una cosa raccontarla così, vero? Incredibile, ma 151 persone, io ricordo, in tre giorni pubblicammo sui giornali locali, aprirono le porte. 151 persone ospiti presso le nostre famiglie. Sono passati 19 anni. 18 anni fa queste 151 raffaelini erano qui al Palio come stasera, esattamente 18 anni stasera. Da allora sono 19 anni, il prossimo anno saranno 20 anni, 20 anni di storia scritta, di storia popolare, di storia semplice, di interscambio di persone,
di ospitalità presso le famiglie, questo è il bello, senza avere costi per la collettività, amicizie, interscambi culturali dei giovani, formazione degli artigiani, progetti di cooperazione del volontariato, progetti di cooperazione sull'ambiente, sull'educazione ambientale, sui rifiuti. Questo abbiamo cercato di dare a Raffaela. E Raffaela, 20 anni di amicizia, 20 anni che continuano. Ecco, è una storia bellissima, una storia nata dal basso. Io l'ho seguita da sempre perché è una casualità, non voglio essere... E noi, caro Luca, siamo veramente felici di averla rivissuta in diretta qui insieme a te durante questa splendida serata. Noi adesso ritorniamo in cronaca diretta perché sta per cominciare la gara dei cavalli. Ancora mentre solo una parola, se vi permette. Qua ci arriva una comunicazione che ci piace dare non solo a te ma anche al sindaco di Raffaele, cioè che gli sbandieratori di Fossano sono ansiosi di poter tornare a esibirsi a Raffaela dopo 15 anni, perché 15 anni fa sono stati in Argentina a... Abbiamo fatto il palio a Raffaele. Abbiamo portato il bandieratore, anche... i figuranti. Pensate, mancano solo i cavalli. Pensate che meraviglia, al di là dell'oceano. E questo fa capire che in un momento storico così difficile ti fa capire che il volontariato, la disponibilità della gente semplice fa grandi cose. Fa grandi cose. Allora Luca, io ti ringrazio davvero tanto. Ringrazio Luca Bosio per questo splendido collocamento. Ringraziamo il sindaco di Raffaela e tutte le persone che sono lì, tutti i fossanesi che vivono lì e gli argentini che sono lì, nostri fratelli. Noi per il momento torniamo in diretta qui dal palio perché sta per cominciare la corsa dei cavalli. Loro hanno il link e stanno seguendo il palio dall'Argentina. Grazie davvero a tutti, un grande abbraccio a Raffaela. Un saluto a tutti con tutto il cuore e il prossimo anno tutta Fossano Raffaela. Ok, ciao. Grazie mille a Luca Bosio e grazie ancora al sindaco di Raffaela e a tutte le persone che sono lì con lui al comune. Ed eccoci, torniamo in diretta con la corsa dei cavalli. Alla mossa i tre borghi della Manche da tre, si qualificheranno in due per la finale. Vediamo inquadrato in primo piano San Bernardo, leggermente dietro Salice e ancora un po' più indietro Borgo Nuovo. Come sempre i momenti della mossa sono particolari, particolarmente tesi. Quest'anno è stato chiesto appositamente silenzio, ma eccoci, dovremmo quasi essere pronti. In realtà tornano tutti indietro. Falsa partenza. Allora Danilo, io provo a ricompormi partenza dopo questa situazione perché non è facile. Direi che è andata molto bene, andata dai. Bene. Allora siamo riusciti a fare un collegamento su Skype in diretta dalla piazza. Loro hanno sentito quello che dicevamo noi, noi abbiamo sentito quello che dicevano loro, ma insomma adesso torniamo. Ed eccoci. Torniamo alla gara, alla gara. Il momento più delicato. Abbiamo visto gli arcieri che tiravano e questo è uno dei momenti dove sale l'ansia alle stelle. Intanto la classifica che ribadisce la classifica della prima manche degli arcieri. Manche, e quindi Borgo Romanisio primo. E Salice Nuovo sarà un bello scontro e Romanisio Vecchio anche, perché comunque si parla da 9 oche abbattute in su fino a 12, in 4 oche ci stanno 4 borghi. E quindi già le gare dei cavalli assumono importanza perché l'accesso alla finale può già dare un'idea di quali saranno i borghi che poi si andranno effettivamente a giocare il palio nel corso della serata. Intanto richiamati dietro il canapo i tre cavalli dopo una prima falsa partenza, richiamata prontamente dal mossiere. Ed eccoci qua che adesso stanno tendendo il canapo. San Bernardo è sempre in corda col numero uno, lo vedete, quest'anno la grande novità anche che riguarda i cavalli che sono stati numerati in modo che anche i mossieri abbiano più facilità nel seguirli. Quindi dicevo col numero 1 c'è San Bernardo perché ha vinto i giochi ieri sera, col numero 2 Salice buon secondo e il numero 3 è cavallo di San Bernardo. Eccoci qua alla mossa, vediamo se stavolta ci siamo o non ci siamo. E la partenza è buona, e la partenza è molto buona. Salice è buona. Conduce al momento su San Bernardo e terzo nuovo, si apprestano alla prima curva. Eccola la curva. Porta verso dove ci sarà poi al termine del secondo giro la presa delle spade. Direi che Salice ha un buon vantaggio, due giri, poi spada e poi oca. San Bernardo nuovo dietro, Salice sta conducendo in scioltezza al momento la gara, ma qua
lo ricordiamo, la presa delle spade è fondamentale. Non è facile, uno può stare in vantaggio, ma poi il momento cruciale avviene adesso. Il terzo giro si sta per iniziare. Eccolo. E siamo ancora col Salice che conduce, dietro San Bernardo è nuovo veramente. Ricordiamo che il percorso visto dall'alto sembra proprio un'oca, in assolutamente qualche maniera. Sì. Adesso andiamo. Ecco qua la spada, la presa. Salice l'ha presa. Presa. Vediamo se arriva anche al taglio. Anche gli altri due, vediamo se taglia. Tagliata, eccola, Salice. È andata. Salice primo. Secondo San Bernardo, secondo terzo San nuovo. Bernardo e terzo nuovo. Il Borgo Nuovo. Che quindi non accede alla finale, andrà nella finalina, quinto, sesto, settimo posto, mentre Salice e San Bernardo, aggiudicandosi questa manche, accedono di diritto alla finale dei primi quattro. Allora, intanto ci continuano a scrivere in chat. Guillermo scrive: Danilo, salutate per piacere le nostre famiglie, i nonni di Pedro che seguono il palio da Raffaela, per la famiglia Vincenti e Peretti di Raffaela, Corina e Guglielmo. Sì, guarda, Miscori è una persona splendida, un insegnante dell'Istituto San Domenico che saluto perché è un istituto importante della città di Fossano. Miscori, una grandissima insegnante per cui i bambini stravedono. Saluto anche il piccolo Pedro che ho avuto il piacere di conoscere anche sui campetti da calcio, quindi un grandissimo saluto a tutti loro e a tutta Raffaela, perché veramente quello che abbiamo sentito prima è frutto di grande emozione e di grande lavoro anche lì, perché è un gemellaggio che sta comunque da anni stringendo queste due città e hanno già vissuto tanti momenti, speriamo di riviverne presto tanti insieme. Quindi Raffaela, un grandissimo saluto a tutti. E allora, sono tanti altri messaggi che ci sono arrivati, scusate, ma insomma qui la situazione è frenetica, non riusciamo a leggere tutto. Ci sono i saluti anche per il collega Gigi Cartoni che faceva gli interventi da bordo campo. Chiara scrive: orgogliosa di essere fidanzata con un fossanese che mi ha fatto scoprire queste fantastiche tradizioni. Poi Poco Moco scrive: Robin of Locksley, si riferisce probabilmente alla gara degli arcieri di prima. Poi Viva Lucia scrive: ma che bello, sono in Sicilia e vedo il palio. E poi Alessandro scrive: ma lagga a tutti o solo a me, ogni tanto salta. Salutiamo Alessandro Sarvia che abbiamo probabilmente perso nei commenti prima. Ok, poi Simona: lagga per la tua sanità mentale. E poi c'è una battuta: cosa fa Tavecchio lì dietro a contare le oche? Io non so chi è che somigliasse a Tavecchio, non so se considerarlo un complimento, direi. Non lo so, effettivamente no, è un po' ambiguo questo commento. Parliamo di Tavecchio, presidente della Federazione Gioco Calcio. Intanto Fabrizio Pistocchi, Giulio Morra numero uno, anche se devo dire che Giulio Morra, tradito dall'emozione, ha buttato via una freccia prima del via e ovviamente ha tirato 5 frecce anziché 6. E Fabrizio, da buon tifoso, scrive anche: che figura Sant'Antonio. Purtroppo Sant'Antonio non è stato sui livelli degli anni passati e avendo un Fantino molto forte questo potrebbe penalizzare sulla classifica finale Borgo Sant'Antonio. Nadine scrive: ciao Cuzzi. Poi ciao Nadi, scrive Alessandro. E poi Simona Chiappa scrive: no, vai Gigi, dai Gigi al nostro Gigi Cartoni. E poi ancora Raffaela Carrà, no, Raffaela la città argentina. Audio zero, speriamo che adesso si sia ripristinato il collegamento. Simona scrive: America mi senti, citando il grande Alberto Sordi. E poi Marco scrive: forza Borgo Sant'Antonio. E abbiamo qui insieme a noi, in attesa, il dottor Mainardi. Allora, il dottor Gianni, aspetti che le accendo il microfono. Dottor Gianni Mainardi, possiamo dire memoria storica del palio di Fossano? Ma
Va bene, la definizione mi aggrada. Va bene. Oh, allora. Non solo. Non solo. Nel senso che me non lo solo. Sono reinventato. Allora. Lei ha avuto, come dire, un ruolo importante per lo sviluppo di questa splendida manifestazione che è il Palio, visto che lei era il dirigente del Dipartimento Cultura del Comune di Fossano, esatto, giusto? Esatto. Oggi non lo è più, ma insomma continua ad essere una figura di riferimento per quello che è il Palio dei Borghi e la giostra dell'Oca. La storia continua sempre bene, è sempre uno spettacolo bellissimo. La Fossano città partecipa e non solo, è una manifestazione che è folclorica ma è anche storica, perché all'inizio, quando ce lo siamo reinventati con l'amministrazione comunale, abbiamo avuto dei riferimenti storici tra storia, recupero storico e fantasia, abbiamo lavorato necessariamente di fantasia. Chiaramente. E la formula chiaramente ha funzionato, perché se quest'anno si fanno 29 anni, qualcosa è chiaramente di questo lavoro è rimasto un segno e fortunatamente prosegue. Allora, tutto è nato nel 1961, quella è la data della prima edizione. Ecco, giusto? Io per la verità la storia nasce di lì, 1961-69, le formule chiaramente erano decisamente diverse. Era l'arco, diciamo, il perno su cui ruotava insieme ai giochi popolari, poi dall'86 in avanti la formula arco-cavallo è stato un po' la sintesi di ciò che è stato, senza dimenticare, perché è doveroso dirlo, il gruppo Sbandieratori Principi da Caia, nato nel 61, ancora oggi è all'onore del mondo e delle cronache, perché sono effettivamente un gruppo storico senza il quale il Palio forse non ci sarebbe. Chiaramente tutto questo è stato, come dire, è stato fatto per valorizzare quello che è la storia e una cultura profonda che ha radici qui a Fossano, questo meraviglioso castello che ha al suo interno una storia centenaria, o possiamo dire ormai millenaria. Si ricomincia? Si ricomincia la manche, però teniamo qua il dottor Menardi. Sta per ricominciare la manche. E quindi noi adesso ritorneremo in cronaca diretta anche insieme a Danilo, che è qui insieme a noi. Come dire, signor Menardi, la storia di Fossano è stata valorizzata proprio grazie a questo Palio, insomma, nasce da questa voglia, insomma. Dai documenti conservati in questo castello siamo partiti per ricostruire e dare anche un significato e un retroterra storico. Carlo Emanuele I, l'infanta di Spagna, oggi rappresentato dal monarca e dalla monarchessa. Ecco, veramente avete fatto un lavoro straordinario del quale vi diamo merito, e diamo merito a coloro i quali lo stanno portando avanti, questo splendido Palio. Lo si capisce dall'atmosfera veramente, che fa venire i brividi per chi è qui presente. Speriamo che gli stessi brividi riescano ad averli coloro i quali ci seguono in diretta streaming su YouArco. E allora io ringrazio ancora il dottor Menardi per essere stato qui e per aver contribuito in maniera determinante alla creazione di questa meravigliosa manifestazione che rende lustro a Fossano in tutta Italia, ma possiamo dirlo in tutto il mondo, visto che abbiamo appena avuto un collegamento in diretta con Raffaela. Grazie a voi e buona serata. Grazie mille al dottor Menardi, mentre vedete la seconda manche che riguarda la gara dei cavalli. Vedi che hanno aperto il canapo, era prevedibile che sarebbe stata una manche molto complicata, perché abbiamo quattro fantini di assoluto valore, diciamo con Chiavassa e Aymar, quindi Chiavassa Biancoverde Sant'Antonio, Aymar Rosso Blu Borgo Romanisio e un po' più nascosto, non lo vedo, il Borgo Vecchio con Flavio Garnero, che sono tre fantini d'esperienza. In più c'è il fantino di Borgo Piazza, che vedete col numero 4 colori giallo-marroni, e dietro la mossa, e lui è la novità, quindi una manche difficile anche già fin dalle prime battute, dalla prima mossa. Aperto il canapo per far rifiatare un attimo i cavalli, ma si apprestano adesso
a rientrare nei ranghi della partenza. Aymar si posiziona in corda verso lo steccato col numero 5, eccolo Chiavassa, quindi il canapo viene di nuovo teso e ci riproviamo. Sentite in sottofondo il mossiere che cerca di mettere in ordine quattro cavalli, cosa non è facile, non semplice, è il mestiere non del semplice, no, tutt'altro, anche perché tutti gli anni soggetto a polemiche e critiche, era falsa, era buona, era giusta, era sbagliata. questo fa parte del gioco. Del gioco e anche del carattere di noi italiani che non va mai bene niente. quando c'è da gareggiare. È colpa dell'arbitro. È vero, è sempre colpa dell'arbitro. Intanto continuano a scriverci in tanti. Marco Grimaldi scrive forza Borgo Sant'Antonio, Hobby Horse scrive forza Mattia, Viva Lucia scrive forza Salice, Viva Lucia aggiunge comunque in Argentina sarebbero le 4 di pomeriggio, perché qualcuno prima aveva chiesto ma che ore sono in Argentina. E poi il grande Nadine che ci scrive saluti da Parigi, un grande abbraccio Nadine. Salutaci la Torre Eiffel e noi ti saluteremo, il Castello degli Acacia qui da Fossano, sì. Va bene? Dopodiché... Eccoci di nuovo in presa diretta con la mossa. Vedete? Tutti girati di schiena, nessuno ne vuol sapere di portarsi al canapo, è incredibile, questa partenza sarà veramente... Attenzione! Partenza buona, buona finalmente buona. Ce l'abbiamo fatta a mettere insieme partiti. Questa batteria. Sant'Antonio e Piazza conducono. Chiavassa davanti a Piazza, segue all'ultimo posto il Borgo Vecchio, al terzo posto Walter Aymar. Ricordo, se ne qualificano due, i primi due che prenderanno la spada e taglieranno la testa all'oca andranno in finale ad aggiungersi ai due già qualificati, San Bernardo e Salice. Vediamo che Sant'Antonio non ha particolari problemi, conduce abbastanza tranquillo, anche se Borgo Piazza lo incalza. Un po' più distanti ci sono Aymar per il Romanisio e Vecchio che chiude al momento al quarto posto. E non sempre andare così veloce può però essere un buon segno, perché poi la presa della spada in effetti potrebbe diventare complicata. Borgo Vecchio è decisamente indietro. Conduce sempre bene Sant'Antonio, seguito Piazza, segue Romanisio, vediamo, taglia la testa. Ce l'ha fatta, c'è qualche un intoppo problema. E quindi Borgo Romanisio incredibilmente arriva secondo, l'avevo detto, Piazza non ha preso la spada. Incredibile, Piazza ha sbagliato la spada, è arrivato sull'oca senza spada, probabilmente è la prima esperienza che fa, quindi nonostante abbia condotto prima, in seconda posizione Piazza non basta essere veloce, purtroppo ha mancato la spada e questo lo ha portato a non poter qualificarsi per la finale a scapito di Walter Aymar, che invece da buon terzo è diventato secondo tagliando la testa dell'oca. Quindi una finale di cavalli assolutamente, per la gara dei cavalli una finale assolutamente interessante, che vedrà Sant'Antonio, Borgo Romanisio, Borgo Salice e Borgo San Bernardo. Ecco qui adesso, e adesso il Borgo Piazza da quarto taglia la testa all'oca. Quindi buttando uno sguardo Piazza, sì, direi che sì. Con questa mancata presa della spada ha buttato un po' alle ortiche la possibilità di giocarsi il palio fino alla fine, perché è già fuori dalla finale, dai primi quattro posti dell'arco. E quindi matematicamente non ha più possibilità. Tutti gli altri invece stranamente si crea una situazione strana, perché Sant'Antonio è in finale ma gli arcieri anche loro sono fuori dai giochi, perché vanno per la finalina quinto, sesto e settimo. Il Borgo Vecchio idem cosa, avrà gli arcieri nella, dovrebbe avere gli arcieri nella finale dei primi quattro posti, ma in realtà ha ahimè il cavallo fuori dalla finale. E a questo punto si rimescola i giochi del cavalli hanno rimescolato tutte le classifiche. Adesso attendiamo che chiamino gli arcieri per la prima semifinale. Dopodiché avremo. E andremo in shot off con un arciere per Borgo in pedana. Prima il fumo dei fumogeni è arrivato fino a noi. Fino a noi, siamo nella nebbia.
signori, guardate, per chi non ha vissuto mai dal vivo il palio dei Borghi qui a Fossano, merita veramente la vostra presenza. E allora Salice, San Bernardo, Sant'Antonio e Romanisio sono questi i borghi chiamati dallo speaker. E infatti Hobby scrive: Sant'Antonio a cavallo, non ce n'è per nessuno. E Verena scrive: forza San Bernardo, un saluto da Dubai addirittura. E allora un abbraccio transoceanico a te, che ti trovi a Dubai, Verena Bosio. Un abbraccio da Fossano, qui dal Palio dei Borghi. La giostra dell'Oca, veramente incredibile. Caro Danilo, addirittura da Dubai ci scrivono. Stasera stiamo toccando diverse parti del pianeta. Chi è che ci scrive da Dubai? Verena Bosio. Un caro saluto a Verena Bosio. Ci fa piacere che da Dubai hai trovato il tempo e il modo di seguirci, guarda. Portare allora, il paglio lontano è bello. Alessandro ci scrive, vediamo un po' se c'è il tuo riscontro, che hai sotto mano o meglio di me la classifica. In pratica scontro finale fra Salice e Romanisio. Dico ni, nel senso che sicuramente Salice e Romanisio hanno tutti e due gli arcieri in finale, quindi già questa semifinale che vede coinvolto il Salice ci potrà dire molto. Romanisio al momento diciamo che sono stati i migliori arcieri su piazza e quindi hanno concluso al primo posto la batteria di qualifica, e adesso vedremo con questi scontri chi andrà ad accedere alla finale e chi si dovrà poi invece accontentare di essere o terzo o quarto. Ricordo che per il terzo o quarto posto valgono comunque le oche abbattute in queste semifinali, quindi due borghi che usciranno perdenti dalle semifinali si andranno ad attestare al terzo o al quarto posto in base alle oche abbattute nella semifinale. Quindi diciamo sì, nel senso che Romanisio e Salice forse hanno un piedino davanti agli altri, ma non andrei a trascurare anche il borgo nuovo, anche se il cavallo non è in finale, perché comunque sia ha degli arcieri molto forti e potrebbe ancora con un quinto posto dei cavalli rientrare nei giochi. E per il resto direi che sì, il Romanisio e Salice in questo momento hanno un piedino davanti a tutti. E adesso sarà interessante seguire quella che è la novità di quest'anno della gara degli arcieri. Allora io nel frattempo ho ripostato sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, sitarco-italia.org, il link a questo streaming, e io appunto ho scritto: siamo pronti a quelle che sono le fasi finali, adesso il gioco si fa duro e duri. Sto seguendo gli arbitri che stanno dando le indicazioni per salire sulla pedana di tiro, andare a tirare le tre frecce per i primi due arcieri. Oh, probabilmente l'avevi già ricordato prima, in questa seconda fase non sono più Salice, le 18 frecce. Mancato la prima, ha mancato la seconda. E ha preso la terza. Quindi il primo giro dice un'oca per il Salice su tre frecce tirate. Tre frecce per ogni arciere, non più sei come prima, quindi ancora più difficile, nulla, non si può sbagliare. Prima freccia a vuoto per il Borgo Nuovo. La seconda è presa. E la terza sta per essere scoccata. Eccola qui la terza freccia. Al momento primo arciere 2-1 per il Borgo Nuovo. Tocca di nuovo al Salice. Presa. Presa. Seconda freccia per Davide Vicini. Wild, nome di battaglia. Presa. Presa. Guardate con quale decisione Vicini
E tre presa, 3 su 3 per Davide Vicini. E allora, 3 e adesso su 3. Flavio Giraudo avrà l'arduo compito di fare anche lui. Mancata la prima. E qui è proprio come nelle gare di tiro con l'arco vero e proprio, col tiro alternato in pratica. Prima una squadra, poi l'altra. Sono 3 a 2. Scocca le sue tre frecce. No, scusa, siamo 4. Erano 2, ne ha presa una. 4 a 3 siamo. Sì, 4 a 3 per Salice. Per il Salice, però Flavio ha ancora una freccia da tirare. Eccolo, inquadratura laterale. 4 pari. 4 pari, avvincente questa sfida tra Borgo Nuovo e Borgo Salice. Presa da Giulio. E allora 5 a 4 il parziale. Presa, fan 2. 6 a 4. È presa. E 7 a 4. E allora adesso, costringe al 3 su 3 l'arciere di Borgo Nuovo. L'arciere di Borgo Nuovo, e quindi grande pressione sugli amici del Borgo Nuovo, pressione perché ovviamente basta un errore. E invece no, la prima è abbattuta. Quindi 5 a 7. Le oche sul tapirulan sono sempre di meno. E quindi anche lì. Temo che se le lascia passare tutte e finisca il tempo a disposizione. Anche perché in realtà non ce ne sono, quindi deve attendere che risalgano su gran parte delle oche, che adesso faranno il loro giro. C'è il vuoto perché sono state colpite gran parte delle oche precedentemente. Eccolo in mira, eccola colpita, 6 a 7, attenzione, ne manca una per pareggiare il conto e andare sul 7 pari, decisiva questa freccia di Borgo Nuovo, 7 pari, 7 pari, che gara ragazzi, che gara! Sette ciascuno. Allora non si sa ancora chi va in finale. Se avete necessario nel secco, chiedo solo a Emilio che il secco si disputa subito oppure facciamo la fase di finale prima. Allora subito nel secco. È stato determinato dal regolamento accettato da tutti gli arcieri. Emilio, chiedo scusa che non ancora concordo. Un arciere per Borgo, ad oltranza, il primo che sbaglia perde. E quindi freccia di spareggio in pratica. Shoot off, come si dice in gergo arcieristico. Una freccia a 30 secondi alternati. Quindi si considera parità, il primo che sbaglia perde. È un po' come i calci di rigore quando si è arrivato al tranzo. E allora a questo punto chi sbaglia perde. Vedete il giudice di gara Emilio Fanti dà spiegazioni agli arcieri sulla pedana. Sì, è un momento veramente di tensione carica, perché andarsi a giocare una finale a uno spareggio dopo in una bella è come gara. Come i rigori ad oltranza. Comunque hanno fatto 7 pari su 9 frecce, quindi il livello veramente è eccezionale. Veramente una mira incredibile, lo dicevamo. Praticamente sono tutti arcieri abituati a gareggiare ai campionati italiani, alcuni anche in ambito internazionale. Quali saranno i due arcieri che disputeranno questa ulteriore prova per determinare se sarà Nuovo o se sarà Salice ad andare in finale della gara di tiro con l'arco. Allora non so se adesso il conciliabolo è per chi inizia prima. No, stanno prima dividendo le frecce che hanno raccolto, che okay, già non è semplice, però hanno già deciso, visto che c'è per il Salice Davide Vicini. E per il
Borgo Nuovo, dovrebbe essere Lele. Quella che sarà la l'esito. Comincia Salice. E allora comincia Salice. Salice. Ah, sbaglia Liscia. Salice. E adesso tocca Borgo Nuovo. E la prende, quindi vince Borgo Nuovo. Nuovo va in finale. Nuovo va in finale. Quindi comunque Salice si porta nel carniere un terzo posto abbordabile, perché con 7 su 9 bisogna che nell'altra semifinale chi perderà batta più di 7 oche, cosa che non facile, non perché semplice, cioè abbiamo assistito veramente a una semifinale veramente bella. Complimenti ad entrambe le squadre, veramente siamo stati sull'orlo della perfezione con questa performance degli arcieri, veramente splendida la gara arcieristica. E intanto il Borgo Nuovo festeggia la finale, purtroppo il cavallo però è fuori dai giochi, quindi insomma si stanno creando delle situazioni molto particolari. Grande onore per la loro gara arcieristica, purtroppo non hanno avuto altrettanta fortuna nella gara dei cavalli, questo fa sì che per loro sarà praticamente impossibile uscire con la vittoria, giusto? Ma sai, Danilo? Si possono però creare delle situazioni di exequo e quindi in quel caso si farebbe lo spareggio con i cavalli. Ovviamente bisogna aspettare un attimino ancora a vedere che cosa dirà questa semifinale, che può avere un altro peso importante, perché qualora il Romanisio andasse in finale sicuramente si avvantaggerebbe, perché comunque sarebbe sicuramente nei primi due posti con il cavallo in finale. Qualora dovesse vincere il vecchio, i giochi si riaprono abbondantemente. Tapirulan è pronto. Basteranno pochi minuti per conoscere l'esito di questa squadra. Ecco Danilo, tu che hai già tirato in questa competizione, quanto è diverso rispetto a stare su una linea di tiro normale o su una altro, gara di... È un altro sport. È un altro sport, perché siamo abituati... Quanto gioca la pressione che arriva dagli spalti? Guarda, gioca tantissimo se non sei bravo a arrivare sulla pedana con la mente libera e arrivare a credere quasi di trovarti in una situazione di allenamento, cosa che, credimi, è veramente molto difficile. No, questo è quanto dicevo all'inizio, cioè abituati a certe pressioni sono solo gli atleti. Intanto tira per primo Borgo Vecchio. Borgo Vecchio, torniamo in cronaca diretta. Borgo Vecchio, prima colpita. Allora, Borgo Vecchio colpisce la prima, colpisce la seconda. Seconda, due. Concentratissimo l'arciere di Borgo Vecchio. 2 su 3. 2 su 3 per Bergese. Paolo Bergese, detto Paolino da Fossano. La prima è andata presa per Francesco Della Ferrera. Francesco Della Ferrera che si carica da solo. Sanno di avere una bella responsabilità, perché comunque sia manca la seconda. Proprio come in una gara a livello internazionale, vince chi sbaglia meno. E adesso vediamo la terza. E sbaglia la terza. Quindi avanti 2-1 per il Borgo Vecchio. E vedi adesso, per fare le famose sette, Borgo Romanisio dovrebbe fare due unplane. È durissima. È dura, durissima. È dura. È la prima del Vecchio, va giù. Borgo Vecchio sa che se non sbaglia più conserva il vantaggio. Manca la seconda. Sta tirando in questo momento Aldo Carrara. Mac de Frus. Mac de Frus. La prima l'ha presa molto piena a scapito del nome. 2 su 3 anche per lui, quindi va a 4.
quindi stiamo 4-1. Possono arrivare a 7 se siamo 4-1. Andiamo Vincenzo Tuveri. 4-2. 4-2. Quattro a tre, perfetto. E vediamo se riesce ad andare in rimonta o no. Vediamo se pareggia, se il chiude conto la rimonta o se si ferma a tre, che comunque già. Ah, quattro pari, bellissima anche questa semifinale. C'è Grandi, l'ultimo arciere, che dovrebbe essere Igor Piantoni. La passa, ma non la batte. No. Quindi stiamo sul 4 pari. Stiamo sul 4 pari. Te l'ho detto che 7 era un punteggione per la prima semifinale. Adesso Paolo Gastaldi ne basta una. Ed eccolo 5 là, 5-4, quindi direi che il Salice è a terzo, Borgovecchio è quarto e nuovo è Romanisio. Non sa che finirà, non colpisce Loga con questa 5-4 con una freccia ancora da tirare. Può fare 6-4, massimo punteggio ottenibile, 6 oche abbattute. Vediamo se ci riesce o se si ferma sul 5-4. 5-4, incredibile ragazzi, incredibile, anche perché l'ultimo arciere del vecchio ne ha passate ben due e non sono cadute. Quindi finale dell'arco sarà Romanisio Nuovo, una bellissima finale. Romanisio contro Borgo Nuovo per quella che è la finalissima del tiro con l'arco. Romanisio va in finale, quindi quello rosso-blu. Quello che dicevamo prima, no? Quindi Romanisio e Nuovo saranno nelle prime due posizioni dell'arco, terzo si piazza il Salice, quarto si piazza il Borgo Vecchio. E quindi questa finale, sai, dipenderà molto da questa finale sull'esito che poi dovrà esserci nella finale dei cavalli, perché se Romanisio dovesse arrivare secondo e Aymar dovesse piazzarsi nelle prime tre posizioni, secondo me hanno grandi chance. E allora si cominciano a fare i primi calcoli, sì, vero? Diciamo che incominciamo a avere un quadro un po' più chiaro di prima, ma condivido sempre di più che Salice e Romanisio sono i due borghi che sulla carta, sai, Salice dovesse mai vincere la finale dei cavalli, anche se sarà dura perché c'è Sant'Antonio che la fa da padrone, però ha ancora le sue chance. Intanto Willy La Paglia ci scrive: dopo il lavoro non c'è niente di meglio che guardare lo streaming, dai Borgo Sant'Antonio, cappero. E poi viva Lucia, Cefalù, Salice e Popù. Intanto i ragazzi del team Ianseo qui a fianco a noi stanno stilando la classifica arceristica. E allora il gruppo sbandieratori Principi di Acaia adesso allieteranno il pubblico con la loro esibizione. Direi di stare in 5 minuti di doveroso silenzio, almeno gli spettatori sentono anche i musici degli sbandieratori. Noi facciamo una piccolissima pausa e ritorniamo per la batteria dei cavalli. Per bere un sorso d'acqua, visto esatto, che parliamo già da qualche ora. A tra poco! Thank you.
Andrea Vischio, spettacolare nell'esercizio del singolo, riceve un meritatissimo applauso delle corde nobiliare e del pubblico di Fossano. Complimenti Andrea. Anche il monarca sottolinea con il suo applauso la bellezza dell'esercizio. Ringraziamo i Capuri, i Carini e le bandiere fossanesi, preziose come sempre. E allora in attesa di riprendere la cronaca diretta, noi diamo spazio agli amici sponsor che hanno permesso questa diretta streaming di Juarco qui da Fossano. Non appena avranno parcheggiato il camion, riuscirò a dirlo. Il regolamento della gara di tiro con l'arco non prevede una prova per coprire la terza e la quarta posizione. Alle stesse vengono attribuite in base alla classifica dei giochi di ieri sera. Per cui il primo dato certo è che occuperà la quarta posizione nella classifica generale dell'arco Porco Vecchio. E la terza posizione sarà per Borgo Salice. Restano da occupare le altre caselle. In finale a disputarsi i primi due posti saranno Roma Nisio e Borgo Nuovo, mentre la piccola finale per il quinto, il sesto e il settimo posto della gara dell'arco vedrà San Antonio, Piazza e San Bernardo. Ma ora Franco e il nuovo momento di cavalli, per cui ci apprestiamo a vivere il momento della piccola finale della gara ittica per il quinto, il sesto e il settimo posto. Di osservare quelle che sono le disposizioni richieste dagli stessi partiti e dai giudici arbitri, cioè basta strumenti acustici al momento del campo. Questo è il momento che ci servirà per attribuire le posizioni di coda della classifica ittica. Borgo Nuovo, Borgo Vecchio e Borgo Piazza non sono riusciti ad ottenere la qualifica per la gara finale a 4, quindi si disputeranno la piccola finale, così come viene chiamata, per il quinto, il sesto e il settimo posto. Poi ci saranno le due finali dell'arco, quella per l'attribuzione del quinto e il settimo, la finale per la vittoria del primo e del secondo posto. I biglietti per poter assistere venerdì 26 giugno, quindi venerdì prossimo, proprio qui nell'arena di Piazza Castello, a questo grande momento di musica che ci darà offerto la produzione Fossano Musica, in collaborazione con le studio di danza, ovvero il sarà di meraviglia
un altro importantissimo appuntamento dell'estate fossanese. E quindi artisti che arriveranno da ogni parte, da ogni dove, ci delizieranno con le loro evoluzioni. Ci aspetta dunque un fine giugno e inizio luglio ricco di appuntamenti per questa estate fossanese. Allora torniamo in diretta insieme a voi. Mirko ci scrive: forza Borgo Sant'Antonio, vi seguiamo da Losanna. E allora si aggiunge un'altra nazione estera a seguirci da Losanna, caro Danilo. Ci scrive Mirko 084 e poi Cristina dice: anzi a distanza, forza Romanisio. Cristina, te da dove ci scrivi? Da dove ci stai seguendo? Faccelo sapere. E poi Giacomo Vissio dice: ci fate un saluto al super tifoso del Salice, il Fix, siete grandi. E si riferisce al grande Matteo Fissore, atleta che ha portato in alto i colori di Fossano non solo in Italia ma in giro per il mondo, visto che è stato autore di grandi vittorie internazionali, non ultime quelle nella Coppa del Mondo Indoor con la maglia della New Garden Archery Fossano, ha vestito anche la maglia azzurra. Assolutamente sì. Intanto stiamo vedendo sullo streaming la pubblicità del musical che sarà il prossimo weekend a Fossano, appuntamento assolutamente da non perdere. Anche perché sulla musica Fossano sta veramente investendo tanto. Abbiamo l'Istituto Musicale Baravalle, abbiamo la Fondazione Fossano Musica e quindi più che mai punta di diamante di quella che è la cultura fossanese. Quindi appuntamento per questo weekend con The Musical. Tante iniziative qui a Fossano, chiaramente questa è la manifestazione che più di tutte rende Fossano famosa nel mondo, e lo si capisce perché siete in tanti a scriverci addirittura da Dubai, da Losanna. E poi Monica scrive: saluti da L'Equio Tanaro. L'Equio Tanaro. Tanaro, ci fosse una volta che azzecco un accetto, caro Danilo. Mi scuserete, ma questo chi intanto ci segue su UARCO lo sa che è un mio. Ne approfitto per dare due dettagli su The Musical, che sarà venerdì 26 giugno alle ore 21.30 qui nell'arena di Piazza Castello, ovviamente sfruttando le tribune che sono montate per il palio. E la scuola di musica Rigo Boito proporrà The Musical, e ovviamente uno spettacolo che si può fare grazie al preziosissimo sostegno della CRF e della ditta Michelin, che ha una sua sede qui a Fossano. Ed è stato fortemente voluto proprio, come dicevamo prima, dalle istituzioni fossanesi che credono molto, a partire dal sindaco Sordella, alla musica come promozione per la città di Fossano. Il progetto vedrà la partecipazione di realtà musicali cittadine e la Fondazione Fossano Musica in primis. Hanno selezionato i cantanti tramite audizioni accurate, e ci sarà il coro Voxis, la scuola di ballo e studio di danza di Mirta e Marcello Aulissio. Quindi gli arrangiamenti sono del giovane talentuoso Lorenzo Subrizzi, e io invito tutti a partecipare perché sarà di nuovo un evento, un momento di cultura e spettacolo per la città di Fossano, aspettando poi il momento importante di Mirabilia che sarà nel primo weekend di luglio, quindi avremo Mirabilia a Fossano per le vie cittadine durante il weekend, il primo weekend di luglio. Quindi Mirabilia circolo dei circo, attività di circo da strada, quindi sarà possibile vedere in ogni angolo di Fossano, ovviamente in centro storico, soprattutto diversi spettacoli proposti dalla Mirabilia. E allora, mentre hanno rifatto il loro ingresso in pista i cavalli, io leggo qualche altro messaggio che ci arriva. Uno è da Marco Red che dice: fareste un saluto a Nadia e Luca da parte di Marco? Grazie. E allora lo abbiamo fatto, un grande saluto a Nadia e a Luca da parte di Marco, Marco Red. Un abbraccio ovunque voi siate. E poi Chiara scrive: dovrei studiare per la maturità ma sono qua a vedervi, forza Borgo Nuovo. E allora il palio toglie anche qualche ora di studio a Chiara.
Siamo certi, Chiara, che andrà tutto bene, ma sicuramente se Borgo Nuovo riuscisse a fare il colpaccio, per te andrebbe ancora meglio, ne siamo certi, visto che... Sì, ormai Borgo Nuovo purtroppo le devo comunicare che, ahimè, non è propriamente nei giochi, perché affronterà questa finalina quinto, sesto, settimo posto con il suo cavallo. E questo la esclude dalla possibilità di vittoria, diciamo, è molto remota, perché soltanto un eventuale primo posto nella gara dell'arco a parità di sfortune di Borghi altrui potrebbe portare a un eventuale exequo, però diciamo che in percentuale in questo momento molto avanti Romanisio, seguito un po' da Salice, ma gli altri borghi sono effettivamente appesi a un filo e alle sfortune di questi due borghi. Allora, Chiara, mettiamola così: tu continua a seguirci, la notte è lunga, un bel caffè alla fine del palio e poi puoi riprendere a studiare per la maturità. Un grande in bocca al lupo a te e a tutti gli studenti che in questi giorni sono impegnati con gli esami di maturità. In bocca al lupo a tutti voi, così come facciamo il nostro in bocca al lupo ai cavalieri e agli arcieri che dopo torneranno in pedana. Intanto ci scrive anche Pasquale Alemao da Formigine, forza Barbara Vagretti. Barbara Vagretti è la riserva del Borgo Salice, nonché la mamma di Giulio Morra. E poi Guillermo Vincenti ci scrive: grande Danilo, un professionista del microfono, complimenti vivissimi. Insomma, ringrazio, Danilo, ringrazio. Complimenti meritati, perché sei veramente bravo, non è il tuo mestiere, ma sembra che lo fai da una vita. Ti dico che stare vicino a una persona come te, a un professionista come te, sicuramente aiuta a imparare tante cose. Grazie, Guido. Vabbè, insomma, dai, scambio di complimenti, ma insomma tu te li sei meritati tutti, anche perché io da solo qui non riuscirei certamente a tenere le fila di quello che è un vero spettacolo, una manifestazione da godere. Siamo felici di avervi potuto dare la possibilità di assistere dal vivo a questo palio dei borghi. Guarda, Borgo Nuovo, sai cos'è? Non ne vuol sapere di entrare in mossa. Effettivamente è veramente una situazione imbarazzante. Adesso provano a entrare insieme a Borgo Piazza e ci siamo. Guarda qua, probabilmente... Ecco qua, con tanto di applauso del compagnia, perché effettivamente... Da solo non ne voleva assolutamente sapere di entrare. E allora adesso il mossiere tirerà su. Il canapo si alza, il sicuramente. Canapo. Eccoci qua. Cavalli girati di schiena al momento, in attesa della chiamata del mossiere. E riesce intanto fuori. Borgo Nuovo vede la corda. Proprio non ne vuole sapere. Non ne vuole assolutamente sapere di andare al di là della corda. E allora Willy scrive: grande telecronaca, sì, dai Aymar, fai volare quegli zoccoli sulla sabbia. E poi Giacomo aggiunge: guarda, Piuma, San Bernardo e Giulia Salice è l'ultimo palio da avversari, l'anno prossimo sarete entrambe nel Borgo Nuovo, viva gli sposi. E allora, non so se è una notizia questa, ma noi la diamo in diretta. Noi la diamo in diretta, va bene. E allora, viva intanto gli Borgo sposi. Nuovo si è allontanato ulteriormente, sta provando a rifare un giro di pista. Adesso vediamo che cosa ne sarà di Borgo Nuovo, che non ne vuol sapere di entrare al canapo. È Borgo Nuovo, una vera e propria passeggiata. Borgo Nuovo lascia il campo. Quindi Borgo Nuovo scriviamo praticamente si è settimo posto, praticamente nella gara si dei è ritirato. Sì, non entrava alla partenza dopo la quarta chiama, ovviamente. Borgo Nuovo, il fantino è Gianmario Ghigo, nome di battaglia Connor, il cavallo Mastro Geppetto. Dispiace, perché effettivamente quelle remote chance che aveva il Borgo Nuovo se ne vanno con e allora dalla pista del cavallo, purtroppo. Ha dovuto sottostare a quella che è la volontà del cavallo a questo punto, perché fosse comanda per il cavallo, chiaramente a quest'ora sarebbe lì pronto a partire. E allora Borgo Nuovo lo mettiamo, come dice giustamente Danilo, in settima posizione e quindi un punto conquistato nella corsa dei cavalli. Intanto la New Garden Archer scrive: grande Guido, vi ringrazio, ma voi siete amici, quindi siete di parte. Grande il gruppo della Fitarco Mobile, il gruppo che insieme a me è qui a lavorare
sono in tanti e bravissimi, sono partite ed è valida, piazza, giusto? Piazza, è valida, valida. Sì, piazza è davanti, e Vecchio dietro. Allora, Borgovecchio con Flavio Garnero, Costanzo De Villare il nome di battaglia, il cavallo è Amoroso, mentre Borgo Piazza con Claudio Bandini, Gio della Piazza che è il nome di battaglia, il cavallo è Infrigi, Batticuore è il suo nome di battaglia. Diciamo che purtroppo con due soli cavalli questa finalina perde un po' il suo valore, nel senso che comunque sia il Borgo Nuovo forse tra i tre borghi era quello che aveva ancora qualche chance da spendere, e in realtà con questa uscita, con questo forfè se l'è giocata. Se l'è giocata, anche perché Borgovecchio ha gli arcieri quarti e quindi sostanzialmente già fuori dai giochi, e Borgo Piazza addirittura devono gli arcieri ancora disputare la finalina per il quinto, sesto e settimo posto. Pertanto Borgo Piazza sono avanti, giusto? Piazza è avanti. Eccola, l'ha presa, la spada l'ha presa. Però vedi il rallentamento che ha. E gliel'ha tagliata al Vecchio davanti. Questa è l'esperienza di Garnero. Gli ha praticamente, lo ha preceduto, lo ha bruciato al momento del sulla stessa oca, incredibile. Al momento del taglio. Questa è una malizia che si porta dietro dagli anni di esperienza. Purtroppo Bandini, che correva per il Piazza, aveva anche qualche pronostico a suo favore. Grande velocità, poca precisione sulla spada. Diciamo e le attenuanti sono differenza. Che al primo paglio purtroppo la spada fa la differenza. Eh beh, lo dicevi prima, non basta saper cavalcare e andare veloce con il proprio cavallo, mentre vedete sullo sfondo i fumogeni gialli di Borgo Piazza. E quindi andiamo a segnare al quinto posto Borgo Vecchio con tre punti nella gara dei cavalli, Borgo Piazza sesto con due punti, Borgo Nuovo settimo con un punto. Direi che andremo a vivere tra poco lo shot-off per il quinto, sesto e settimo posto tra i tre borghi ultimi classificati nella manche di qualifica dell'arco, e quindi direi che tra pochissimo vedremo San Bernardo, Borgo Piazza e Sant'Antonio darsi battaglia. E anche qui vedi, Sant'Antonio a questo punto potrebbe avere qualche punto a favore sulla corsa dei cavalli, se almeno gli arcieri riuscissero a conquistare il quinto posto potrebbe parzialmente rientrare nei giochi, perché proprio per l'abbinamento delle due gare qualche possibilità ce l'hanno ancora anche loro. E di fatto però non sarà semplice, perché al momento Sant'Antonio chiudeva da ultimo la classifica degli arcieri, e qui intanto ci viene proposta la graduatoria dei Fantini. Mentre ci scrive Hobby Horse, scrive lo streaming, è veramente geniale, grazie Hobby, ma noi ringraziamo il comune di Fossano e la Proloco che... ci hanno permesso di tornare qui dopo la prima esperienza di questo streaming dello scorso anno. Noi speriamo che questa diventi un'usanza, si possa portare avanti questa anche in futuro bella unione che è nata, perché comunque sicuramente tanti apprezzamenti sono stati fatti per lo streaming e per la diretta streaming, proprio perché si dà la possibilità di seguire questo evento anche a chi non è a Fossano nella sera del Paglio. E Diego ci scrive, Diego Bogetti, grande Danilo, fantastico, telecronaca da finale dei mondiali, capo cuoco FIAR. Saluto l'amico Diego che è nell'organizzazione tra l'altro dei giochi bellissimi che si sono svolti ieri sera, con una buonissima partecipazione di pubblico, una grande organizzazione, è stata una serata molto molto piacevole, molti gli apprezzamenti ieri sera a termine serata da tanta gente incontrata anche per strada. Ovviamente lo spettacolo pirotecnico ha dato valore a questa serata, che lo merita, proprio per l'organizzazione del Comitato Ragazzi Fossanesi, con tanti ragazzi impegnati nell'organizzazione. Questo palio, Danilo, lo dicevamo prima, comprende anche altre manifestazioni collaterali, cioè il giorno che precede
E poi nei giorni precedenti ancora, guarda, io qua il programma mi sembra che parta addirittura dal mercoledì. Sì, quest'anno 10 è stata giugno. Allestita proprio mercoledì, è stata inaugurata una mostra, è stata inaugurata il 10 giugno, il Palio in mostra, la storia del Palio attraverso foto e costumi, cimeli, filmati, insomma, allestita qua nella sala Barbero del Castello di Fossano, degli Acaia, è rimasta aperta praticamente fino a stasera, fino al giorno del Palio. Poi abbiamo avuto le stanze dell'Enigma con la corte dei folli che ha interpretato e inscenato dei momenti di vita del castello, quindi proprio uno spettacolo di brevissima durata, una mezz'ora ben preparato, che si è svolto all'interno del castello. Poi c'è stata fatta una riedizione, quindi è stato proiettato il film Cinema Corte, cioè nel programma è stato chiamato Cinema Corte, ma era Non ci resta che piangere, il bellissimo film meraviglioso film di Benigni e Troisi. Benigni e Troisi, appunto. E poi giovedì appunto è proseguita la mostra, si è riproposta la serata teatrale, c'è stata la conferenza Giostre Tornei Origine e Sviluppo a cura di Livio Secco. Intanto è partito lo spareggio con San Bernardo Giancarlo Boggetti, che non colpisce. Borgo Piazza non colpisce, ricomincia Sant'Antonio. Sant'Antonio colpisce. No. Presa Piazza. Presa. Che è successo? Niente, si è sentito il rumore del ferro, quindi la freccia ha colpito la struttura, il tapirulan, mentre fanno suonare anche gli allarmi delle macchine dietro la tribuna. Penso di non sbilanciare troppo nell'annunciarlo, la plena di Sant'Antonio, giusto giudici? Sant'Antonio ha fatto la plena, quindi... Allora, sembrerebbe Sant'Antonio 3 su 3. Sant'Antonio va al quinto posto. Al quinto posto, d'altronde in gara c'è anche un certo Alfredo Dondi, atleta della nazionale italiana tiro con l'arco per quanto riguarda la disciplina del 3D, specialista del longbow, atleta ligure che ha già partecipato a 2 europei e 2 mondiali. Vedremo se si guadagnerà la convocazione anche per il mondiale 3D di Terni, che si svolgerà quest'estate nello splendido scenario della Cascata delle Marmore. Sant'Antonio quinto nella gara dell'arco. Sant'Antonio quinto. E adesso nella gara dell'arco. In caso di esequo. Quindi sesto posto per Borgo Piazza. In settima posizione Borgo San Bernardo. E facciamo ancora un applauso agli arcieri di San Bernardo, di Borgo Piazza e di Borgo Sant'Antonio, che hanno disputato. Ed ecco che ricevono l'applauso gli arcieri. Vanno via dalla pedana, l'avete visto con la coda. Il grande Alfredo Dondi, suo nome di battaglia Caronte, che insieme a Daniele Bergia, nome di battaglia Hannibal, e Danilo Fornasier, nome di battaglia Shakir, hanno portato al quinto posto Borgo Sant'Antonio. E adesso finale dell'arco, Borgo Nuovo contro Borgo Romanisio, e poi si conclude con questa finale la gara dell'arco e aspettiamo la finale dei cavalli. Dei cavalli. E sarà sappiamo l'ultimo già atto della gara del Palio. In questo caso la finale del tiro con l'arco vedrà appunto due borghi, perché il Salice, in virtù del punteggio ottenuto in semifinale, è già terzo classificato, sì, giusto? Sì. Oh, questo messaggio ci piace. Allora, intanto Daniele scrive: complimenti a tutti gli arcieri, streaming sul tetto del mondo. E poi, questo è forte perché Paolo ci scrive: anche dalla California si segue il mitico Palio. Saluti dal Punch Mix, Pazzo, Negan e dalla Paulus.
li salutiamo. E allora, caro Paolo, un abbraccio a tutti voi che ci seguite dal sogno californiano, proprio pochi giorni fa i nostri azzurrini della nazionale di tiro con l'arco erano negli Stati Uniti a giocarsi il campionato mondiale targa a Yankton. Ed eccoli che salgono in pedana, Borgo Mentre... Nuovo e Borgo Romanisio. Peccato per il Borgo Nuovo che ahimè ultimo nella corsa dei cavalli, se no avrebbe avuto, diciamo, veramente delle chance importanti, invece purtroppo è matematicamente... La possibilità di vincere la gara arcieristica addolcirebbe, addolcirebbe un pochino, sì, anche perché comunque sia questa serata. Borgo Nuovo che tira con Flavio Giraudo, Senza Terra, Natale Marocco, Nale del Pianalto, Manuele Barbero, Lele. Ecco Francesco della Ferrera che... Un attimo, c'è qualcosa che i giudici hanno notato, per cui hanno fermato la partenza. Tocca a Borgo Nuovo iniziale, ecco perché... Affermato. Borgo Nuovo che avevo appena citato. Borgo Nuovo che inizia, non Borgo Romanisio. E invece inizia Borgo Nuovo. Inizia Borgo Nuovo. Presa 1-0 per Borgo Nuovo. E uno. Seconda freccia per Borgo Nuovo, mancata, mancata. Terza freccia, mancata. Uno per Borgo Nuovo al termine del primo arciere. E allora, dopo questa prima volée, adesso la parola passa uno alle frecce di Francesco Borgo Romanisio della Ferrera, quindi pareggia subito il conto. Lolindir, il suo nome di battaglia. Due. 2-1, passa in vantaggio Romanisio. Terza freccia. E 3-3, grande 3-1 dopo grande il primo arciere. Francesco della Ferrera, mentre Hobby Horse scrive: Sant'Antonio, facci sognare, riporta al polio il palio dove deve stare. E allora 3-2, accorcia le distanze Borgo Flavio Nuovo Giraudo. Con Flavio Giraudo, Senza Terra il suo nome di battaglia. 3 pari. Quindi seconda freccia, 2-2, questa è la sua terza freccia. Dopodiché la parola torna a Romanisio. E quindi tre pari. Hanno la possibilità di allungare il passo gli arcieri di Romanisio. 4-3. Vincenzo Tuveri sta tirando per il Borgo Romanisio. Siamo sul 4-3. Vincenzo Tuveri, Faramir, il suo nome di battaglia. 5-3. Ed ora la sua terza freccia per volare verso la vittoria. 6-3 con un unplane. E direi di sì. 6-3, pugno al cielo per Vincenzo Tuveri, Faramir. Allora 6-3, e hanno tirato due arcieri. Ed ora tocca di nuovo a Borgo Nuovo. Sbaglia. Ormai matematicamente ha vinto Borgo Romanisio, perché non può più essere raggiunto, solo più due frecce nella parete del Borgo Nuovo. Restano, niente, scuote il capo l'arciere di questo Borgo è il bello Nuovo degli shot off. Prima prova Borgo Nuovo e con la fonte
quindi può andare a fare l'unplane il Borgo Romanesio. E allora a questo punto cerca di chiudere in bellezza, completare alla grande Ubertino, il suo nome di battaglia, incredibile, 7-3 Paolo Castaldi. Vediamo gara di livello stratosferico, vediamo se riescono a fare 9-9 a questo punto. Vogliamo il record, forza Romanisio. Otto. 8-9 vanno bandiere verso l'unplane, verso al cielo. Tifosi soddisfattissimi, io lo credo, perché 8-9 e con una freccia da tirare. È già un risultato clamoroso. Vediamo se... Signori, non è facile con le oche in movimento. Facciamo 100%. No, 8-9. Ha mancato, ma è vittoria meritatissima per Borgo Romanisio. Grazie alle frecce di Vincenzo Tuveri, Faramir, Paolo Castaldi, Ubertino, Francesco Della Ferrera, Lolindir. Grande prova, ma complimenti e onore anche per Borgo Nuovo. Di Borgo Piazza, intanto ti comunico ufficialmente fuori dai giochi, 3 punti nei cavalli, 3 punti nell'arco. E quindi fa in tutto 6 punti. E non può ambire. Matematicamente un secondo posto ne dà 7 in una sola gara, quindi non può ambire a nulla. E allora un primo verdetto Danilo ce lo ha dato. Piano piano andiamo sgranando chi è fuori dai giochi e chi si potrà giocare in questa ormai imminente finale dei cavalli. E giustamente Borgo Romanisio festeggia, che chiaramente questi punti guadagnati grazie alla prima posizione nella gara di tiro con l'arco dà la possibilità certamente di dire la sua poi nella gara conclusiva dei cavalli. E ci avviciniamo a quelli che sono i momenti decisivi di questa competizione. I cavalieri sono in costante disagio. Mentre noi, in attesa che si vada avanti con la gara, facciamo... Io dico che grazie al... Scusami se ti interrompo Guido, ma grazie allo strepitoso team che abbiamo e che avete, io riesco a darvi per la prima volta nella mia vita, perché era impossibile farlo sugli spalti o peggio ancora ad Arcere. Comunque una prima classifica parziale, che vuol dire che in attesa della finale dei cavalli al momento abbiamo Borgo Vecchio che ha già completato le due gare a 9 punti, Borgo Romanisio con la sola gara dell'arco ha totalizzato 9 punti, Borgo Nuovo con entrambe le gare ha 8 punti, Borgo Piazza con entrambe le gare ha 6 punti, gli stessi che al Salice ma con una sola gara, Sant'Antonio ha 4 punti con la gara dell'arco fatta e la finale da correre, e Borgo San Bernardo anche qui un solo punto con la finale da correre. Quindi direi che insomma questa finale deciderà tantissime cose e i giochi sono ancora discretamente aperti e vediamo, non faccio ipotesi perché sarebbero infinite. Bene, allora guarda, qui a fianco a me mi ha raggiunto uno degli arbitri che ha gestito fino adesso la gara arcieristica, e stiamo parlando di Emilio Fanti. Emilio, ci fa piacere averti qui con noi. Anche te in abiti storici, Emilio Fanti, che lo dicevamo prima, non è arbitro a caso della gara di tiro con l'arco, perché è un arbitro della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, membro della commissione giudici di gara. Allora Emilio, benvenuto alla diretta di UArco, tu sei abituato a vederci nei campi di tiro con l'arco,
qui l'atmosfera è un pochino diversa, c'è un calore clamoroso, un'atmosfera incredibile. È la prima volta che arbitri al Palio dei Borghi di Fossano? Sì, sì, salve a tutti, buonasera. È la prima volta e sicuramente è un ambiente completamente diverso che una gara normale, sicuramente molta più tensione perché c'è un tifo bestiale sui... È vero, lo dicevamo prima, per gli arcieri deve essere complicatissimo perché è come se tirassero alle Olimpiadi, visto che un tifo del genere si riscontra forse in alcuni casi alle Olimpiadi. E quindi una pressione addosso per l'atleta incredibile. No, ma poi anche la tensione del fatto che arbitrando mai gare di questo genere con una formula un po' strana diventa difficile anche saper gestire la gara. Comunque questa sera è andata per il meglio, è andata tutto bene. Allora anche per un arbitro non è facile tenere le fila di questa situazione, vero? No, sono tutte regole strane che non si verificano su un campo normale, quindi bisogna saper gestire e affrontare sempre quello che succede in fretta, sull'immediato. Bravo, esatto, non c'è troppo tempo per pensare, qua si decide subito e si va avanti, sì, no? Sì, sì. No, io direi che ve la siete cavata egregiamente, veramente complimenti per il lavoro che avete fatto. Grazie. Te e tutti gli altri arbitri che insieme a te hanno gestito quella che è stata la gara del tiro con l'arco. L'unico momento concitato che ho visto è stato quando c'è stato quello spareggio incredibile, perché avevano fatto tutte e due le squadre un 7 pari. È stata una situazione veramente incredibile perché, diciamolo, non è facile centrare le oche in movimento. Ma anche per l'arbitro, non conoscendo il regolamento della manifestazione al meglio, siamo dovuti andare a leggere sulla carta. A rivedere per essere sicuri di non sbagliare, anche perché qua la folla inferocita poteva anche portarvi da qualche parte. Poi era difficile comunicare fra noi perché c'era troppa confusione. C'è confusione. Guarda, ecco, vedi le immagini, ecco, si capisce bene che... Questa è l'oca portata in trionfo. Sì, sì. Ma no, il sindaco con l'oca in mano, incredibile. Sì, sì. Insomma, un'atmosfera veramente bella, Emilio. Bella. Vediamo se si può ripetere il prossimo anno. Veramente. Allora noi ringraziamo Emilio Fanti per il lavoro che ha svolto sul campo e noi ci rincontreremo in altre dirette su Iuarco domenica a Cardano al Campo per la Coppa delle Regioni. Di cui ci sono anch'io. In cui ci sarai. Va bene, allora Emilio, lo rivedremo a breve su un'altra delle nostre dirette. Emilio, veramente buon lavoro. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Emilio, a Emilio Fanti che è stato qui con noi in diretta. Mentre ci scrivono ancora Antonio che scrive ciao, e poi Emilia ci scrive: i nonni di Pedro da Raffaella ringraziano i saluti, un caro ricordo a tutti i fossanesi, forza Salice. Cara Emilia, manda il nostro abbraccio ai nonni di Pedro da Raffaella. E poi Hobby ci scrive: grazie a tutte le tifoserie, senza di voi non sarebbe uno spettacolo. È verissimo, li vedi inquadrati adesso proprio perché ciò che hanno messo in scena è veramente incredibile, una serata meravigliosa, piena di gioia, cori, applausi, coreografie, striscioni di sfottò, veramente bello. Mentre tornano in pista i cavalli, perché ci avviciniamo davvero alle fasi decisive e conclusive di questo 38esimo Palio dei Borghi, giostra dell'Oca, qui da Piazza Castello a Fossano, di fronte al Castello degli Acaia. Mentre San Bernardo entra per primo nella mossa. Gli altri stanno completando l'ultimo giro e sono stati già chiamati alla mossa anche loro. Allora facciamo l'appello, chi è che arriverà adesso dietro la mossa? Allora l'appello dei quattro borghi che arrivano dietro la mossa per disputarsi questa bellissima e avvincentissima finale saranno Borgo San Bernardo, che è già entrato in mossa, Borgo Salice, Borgo Romanisio e Borgo Sant'Antonio. Qui si gioca il Palio, anche perché i borghi in lizza sono ancora diversi,
sicuramente un piccolissimo vantaggio ce l'ha Romanisio, anzi non piccolo perché ha vinto la gara degli arcieri. A ruota segue il Salice, il San Bernardo purtroppo è un po' fuori dai giochi perché ha un solo punto nella gara dell'arco. E in pratica al termine di questa corsa verrà proclamata il Borgo vincitore. Che si porterà a casa quello che è il palio creato dall'artista Paolo Chiaramello. Mentre manca ancora il Salice che si sta avvicinando adesso alla mossa. Naturalmente qui poi, come dicevamo prima, comanda il cavallo, ma c'è anche una gestione psicologica, no? Per cercare di mettere gli altri cavalli innervosire un po', sì, magari ritardare un po' l'ingresso anche per quel motivo. Raggiunto, no? Ha raggiunto la mossa. E ora sono Salice. Tutte e quattro dietro la mossa. E vedremo che cosa succederà. E allora il momento è decisivo. Vediamo. Qua ci scrivono di tutto. Cara macelleria equina, se ti sentono gli animalisti, domani bresaola di cavallo in offerta a 9,99. E poi. Ed ecco che inizia la chiama al canapo. Speriamo. E allora seguiamo in diretta questo momento decisivo. Borgo Salice, il fantino Ivan Abello, Parsifal, il cavallo Scalibur. Questo è il mossiere che parla. Sentite. Il mossiere sta parlando in sottofondo, che sta chiamando i cavalli a un allineamento. È lui che dà le direttive per la partenza. Assolutamente sì, no? Aymar rimane un attimino dietro, si allontana anche il Salice, colori bianco e blu. San Bernardo sembra già ansioso di partire. No, così non si fa, dice no, il anche mossiere. Perché potrebbe essere questo il momento, se Aymar riesce a girare il cavallo, vediamo. Vieni che tanto io ti aspetto qua. Ci sono momenti concitati, attenzione. Lì si va anche con i contatti tra cavalli. Vedi, incredibile la mossa, perché quando ce ne sono due pronti a partire gli altri due si allontanano. È un gioco veramente... È snervante, perché poi nel frattempo i tifosi trepidano. Mi sono appoggiato a te. Trepidano sugli spalti. Vediamo Romanisio che non ne vuole sapere di girarsi. A questo punto Fantino Walter Aymar, mentre la cavalla si chiama Iberis, nome di battaglia Guglielma. È partiti, partiti, partita. È valida, è valida, è valida. Partita.
Sant'Antonio in testa in questo momento. Sant'Antonio davanti, seguito da San Bernardo. Salice quarto, cercando un recupero. Romanisio, altri due giri. Attenzione, è successo qualcosa nella curva, non abbiamo capito cosa. Infatti Romanisio adesso è ultimo. Sì, Salice ha recuperato. Salice recupera addirittura la seconda posizione. Secondo Salice in questo momento. Salice e San Bernardo proprio a sportellate stanno facendo. Sembra che Salice l'abbia vinta, comunque al momento è sempre buon secondo. Sta cercando, vedi Aymar anche dietro, di recuperare. Prende la spada. Romanisio. Salice l'ha mancata clamorosamente. Prende, taglia, quindi Romanisio primo. E quindi il paglio va al... Ma allora Romanisio, allora Salice è andato a recuperare la spada, giustamente. Vediamo che va a decapitare Loca, ce la fa, quindi Salice quarto. Salice ha perso un'opportunità clamorosa, non riuscendo a prendere la spada. È arrivato troppo veloce nel recupero, nella foga della spada. E Danilo lo aveva detto ad inizio di questa cronaca: non basta andare forte col cavallo. Serve anche essere precisi nel prendere. E allora adesso cominciano i calcoli. Dovrebbe essere, per sbaglio, San Bernardo secondo, Romanisio terzo, giusto, la finale. Chiamati anche gli assessori oltre che il sindaco. Intanto dai conti fatti direi che il Borgo allora cerchiamo di fare un attimino di mente. Taro Danilo, stiamo cercando di capire. Stanno conteggiando, ci comunica Gigi Cartoni alle mie spalle. C'è il conciliabolo degli arbitri. E intanto ci scrivono. Tia scrive: che bordello! Cioè, il palio è l'emblema di Fossano. Vero, sì, diciamo bordello. Che noi la classifica ce l'abbiamo, ma per correttezza lasciamo che il palio venga consegnato sulla piazza. Esatto, esatto. Allora, qui a fianco a me Danilo si è fatto i suoi calcoli, ha la sua classifica pronta. Eccoli, colori rosso e blu, perché il palio se lo giudica Borgo Romanisio. Il Salice ha buttato veramente alle ortiche nella finale dei cavalli la vittoria, perché secondo. Il secondo posto sarebbe valso la comunque vittoria del palio, vero? Forse no, perché il Romanisio comunque è arrivato al terzo posto. Esatto. E allora Borgo Romanisio, grazie al fantino Walter Aymar, Bellero Forte è il nome di battaglia, e alla cavaglia Iberis, Guglielma il nome di battaglia, ed ecco la classifica grazie al team Ianseo. Primo posto Borgo Romanisio con 16 punti totali, secondo posto per Borgo Sant'Antonio 13 punti totali, sommando come vedete il tiro con l'arco e la gara dei cavalli. Terzo posto per Borgo Salice con 11 punti. Sì, di fatto cambiava poco, perché se Romanisio arrivava comunque terzo, con Romanisio terzo non c'era la possibilità di recupero, quindi comunque ormai Romanisio, come ho detto, aveva un serio vantaggio.
qua squilli di trombe, gente che è scesa fin dentro al campo. Borgo Romanisio si allora, aggiudica. Permettimi di spendere due parole per gli arcieri di Borgo Romanisio, Vincenzo Tuveri, Paolo Gastaldi e Francesco Della Ferrera, su tutti, perché hanno veramente compiuto con la loro prestazione, con hanno la prestazione dato la possibilità eccezionale di arrivare... di stasera, hanno effettivamente portato un gran bel pezzo di paglio al Borgo Romanisio. E allora ecco, ecco la consegna del palio del 2015. Del 2015 realizzato da Paolo Chiaramello. Da Paolo Chiaramello. E allora io tra i mille fogli che mi ritrovo qui volevo andare a riprendere l'albo d'oro, ma insomma sappiamo che i campioni uscenti erano era Borgo Salice e Borgo sì. Romanisio si va a guadagnare. Borgo Romanisio, da quando esiste come borgo, diciamo che con questa sera, dopo le vittorie del 2003, del 2007, del 2010, si aggiunge e raggiunge il Salice, quindi al secondo, al quarto paglio conquistato, quindi direi un grandissimo bel bottino. Dal 2010 non vinceva, si allunga l'attesa del Borgo Vecchio, si allunga l'attesa anche di Borgo Piazza, che da qualche annetto non vince, scusatemi, sì, Borgo Piazza, ma anche di Borgo Nuovo, che a questo punto è dal 2006 che non vince, mentre Borgo Piazza è dal 2001. San Bernardo è dal 2002 e noi speriamo che il prossimo anno sia l'anno buono per qualcuno di loro. Allora io vado a chiudere questa lunga diretta, eccola qui la classifica finale che compare in grafica mentre qua è finito il palio ma cominciano i festeggiamenti, cominciano ora, i festeggiamenti, tutta la notte si i festeggiamenti va saranno un po' in tutti i borghi comunque perché è un po' un momento conclusivo di una gran bella offre, festa, giusto? E chi perde e chi offre, vince, quindi aspettiamo, aspettiamo che il Borgo Romanisio ci inviti a cena. A questo punto, vero? Assolutamente allora, sì. Intanto Marco ci scrive saluti dalla Romania, mi trovo qua per motivi di lavoro, forse, e allora caro Marco saluti alla Romania. DJ Ariel dice le riprese successivamente si vedranno, certamente su UArco avrete la possibilità di rivedere tutta quanta la diretta di questa sera del Palio dei Borghi Giostra dell'Oca qui da Fossano, edizione 2015. Poi Monica dice vince il Borgo Romanisio, è vero, l'abbiamo appena detto. Tiziana, avete fatto la diretta? Sì, bravi, grazie. Hobby scrive grazie Mattia, sei una garanzia, e Guglielmo dice trasmissione impeccabile, complimenti ragazzi, peccato per il nostro Salice, sarà per la prossima volta. Sì, c'era Marico, c'era Marico perché questa quella la mancata decapitazione poteva cambiare qualcosa, forse non troppo qualcosa. Perché comunque arrivando terzo a Romanisio i due punti di vantaggio che aveva nella gara dell'arco se li sarebbe portati via lo stesso, e quindi sarebbe comunque rimasto un punto, quindi il rammarico resta relativo. E allora Valerio scrive bellissima diretta, contento per Romanisio, speriamo in ritorni di nuovo Vecchio Piazza il prossimo anno. E poi DJ Ariel, ciao dalla Toscana, grazie, siamo noi a ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato, ringraziamo Borgo Romanisio che va a festeggiare. E non mi resta che chiudere questa diretta ringraziando tutti coloro che hanno lavorato qui dietro le quinte per rendere possibile questo streaming di UArco qui da Fossano, Piazza Castello, in questo meraviglioso scenario. E allora spero di non dimenticare nessuno, ma li cito tutti: Marco Carpignano, Andrea Gabbardi, Luca Gallarate, Alessandra Pandolfi, Andrea Tosatto e Gigi Cartoni. Sono loro che hanno permesso al sottoscritto di poter parlare in diretta qui da Fossano, grazie a tutti loro per lo sforzo e il lavoro, grazie a Danilo Toti qui a fianco a me che grazie, grazie a tutti voi perché siete stati splendidi, ha reso possibile tre giorni diretta. Di duro lavoro ma bravissimi, sappiate che senza Danilo nulla si sarebbe fatto, veramente Danilo complimenti a te per le tue capacità organizzative e anche
perché nel caso ci fossero dei problemi per la crisi, cerchiamo c'hai un lavoro assicurato per come commentatore, sappilo, sei davvero bravo. Ti ringrazio, Guido. Ma te lo dico Guido. Col cuore, perché è vero, sei stato bravissimo, hai saputo tenere il filo di questa splendida serata. Da Guido Lo Giudice è davvero tutto, altrimenti fra poco verrò sommerso dai tifosi che vanno a festeggiare, e a questo punto ci meritiamo qualche festeggiamento anche noi. Un saluto. Grazie a tutti quanti voi per essere stati insieme a noi, ringraziamo ancora il Comune di Fossano che ha voluto che fossimo qui, la Prologo e tutti gli sponsor. Un ringraziamento in particolare alla Fondazione CRF della Cassa di Risparmio di Fossano, al Presidente Dottor Miglio, e a tutti loro, perché grazie al loro prezioso contributo il Paglio si può continuare a fare nonostante i periodi non siano così floridi. Grazie veramente di cuore. E allora da Fossano è davvero tutto, un grande abbraccio a tutti voi, vi lasciamo con questa splendida immagine del castello degli Acaia. Arrivederci a tutti e buonanotte, godetevi nuovamente la visione di questo Paglio su Iuarco nei prossimi giorni. Buonanotte da Fossano.